Ma ce l'ho, ma possiamo spegnere. C'è l'ho, c'è un telefonino. L'ultimo devo fare. Anche perché va zoomato. Puoi zoomare da lì? No, no, aspetta, quanto vado a vedere per allora, vedere. Perché... Thank you.
Prova, prova, prova. Sono molto lieto a nome del Dipartimento del Territorio di dare un momento alla professoressa Emanuela Guidoboni ringrazio per aver farci assistere a questo evento scientifico che considero di rilevante importanza. Tra poco
Francesca Schepis, che girerà una breve nota sull'attività scientifica della professoressa Piroboni, che posso anticiparvi, ma sentirete, è una autorità assoluta dei temi su cui oggi parlerà. È stata anzi lei stessa a inventare questa disciplina, a configurarla, a darle fondamento e attendibilità scientifica. E devo dire la cosa che più sorprende è come, forse è connessa al fatto che la professoressa Piroboni, una medievista, riesce a tenere insieme il rigore scientifico e la profondità degli argomenti di cui tratta con una attenzione, diciamo così, umanistica profonda. L'architetto Schepis vi dirà brevemente alcune cose, perché l'attività della professoressa Piroboni è intensissima, per lei è passata al vaglio anche un tempo lungo di applicazioni sui temi di cui vi parlerà. Io vorrei citarvi soltanto l'ultimo libro che è uscito per Bologna University Press, una casa editrice di Bologna, uscito poco tempo fa, è uscito quest'anno, intitolato L'Italia dei disastri, tante riflessioni sull'impatto degli eventi naturali, 1861-1913. 2013. Che dire ancora? Grazie veramente a tutti voi di aver partecipato così numerosi. Il Dipartimento d'Arte sta per firmare una convenzione con l'Ordine degli Architetti per una serie di iniziative che riguardano stage, convenzioni, seminari, consolidando anche da questo punto di vista il rapporto di collaborazione che dura e di amicizia che dura da tempo. L'iniziativa è stata, appena detto, costruita insieme all'Ordine degli Architetti e sul piano organizzativo e scientifico con il contributo del prorettore vicario, il professor Santini, e il prorettore all'edilizia, il professor Ottavio. Grazie ancora alla professoressa Piroboni. Non so che. Sì, Francesca, per favore, grazie. E grazie a tutti voi. Allora, dottoressa Emanuela Piroboni, sismologa storica, storica di formazione all'Università di Bologna. Dal 1980 sviluppa ricerche su terremoti e maremoti riguardanti l'Italia e l'area mediterranea, finalizzando i risultati in particolare alla sismologia e alla geofisica. Ha svolto la sua attività professionale nel settore sia pubblico che privato, come responsabile scientifica di progetti nazionali e come studiosa. Responsabile dal 1987 della ricerca storica per il catalogo dei forti maremoti in Italia dal mondo antico al XX secolo. Dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dal 2007 al 2011. Nominata membro dell'Accademia Europea nel 2004. Nel 2011 coordina le attività del Centro Europeo Mediterraneo di Documentazione Eventi Estremi e Disastri,
È autrice di oltre 170 pubblicazioni, tra libri, articoli e cataloghi dei terremoti storici dell'Italia e l'area mediterranea. È impegnata come docente in corsi di sismologia storica per ordini professionali, soprattutto la collaborazione con Bologna, e all'interno di Master all'Università di Ferrara. E per queste due giornate qui a Reggio Calabria, per le quali la ringraziamo. Grazie tantissimo. Sono molto colpita da questa piena di persone. È molto difficile in genere parlare di terremoti prima che accadano. Gli storici, come sapete, sono abituati a fare scorrere nel tempo. Ed era questo, ed è questo che vorrei presentare: il tempo dei terremoti. Cosa è successo? Che senso hanno? Perché sono avvenuti? Perché sono dei disastri? Tutte queste domande che ci faremo, cercheremo di dare una risposta. C'è un coinvolgimento sia della cultura, sia anche della cultura storico-umanista, che vorrei sottolineare, che sono due mondi che difficilmente si parlano. C'è stato un lungo dibattito all'inizio della metà del Novecento sul fatto che queste due culture addirittura si detestano, si diceva, no? Beh, la sismologia storica va da cerniera. In questo caso è stato un approccio storico alla sismologia a mostrare questi scenari, a farci riflettere, a farci più appunto la percezione del rischio. E vedremo perché. La sismologia storica, quindi, come approccio disciplinare che si è formato in questi 30 anni di ricerche, ho guidato gruppi di lavoro, quindi è stato un lavoro molto intenso, non solo mio, ma non a scala di ricercatore, ma a scala di gruppi di lavoro. È stata una grande esperienza, quindi sono ben lieto di aprire simbolicamente per sé questa ricerca e di renderli il possibile disponibili. Ma intanto vediamo perché l'attività sismica non appartiene a una disciplina sola. Il fenomeno terremoto avviene sottoterra, quindi non è disciplina direttamente, e occorrono occhi diversi per capire. La storia ci dice dove, quando e come sono già successi, quindi apre una finestra temporale, geofisica e sismologia, quindi anche strumentali, conoscenze fisiche, ovviamente sviluppano l'approccio scientifico del problema, anche l'archeologia è, diciamo, dà un contributo molto importante perché per conoscere i terremoti si lavora sul parametro temporale. E poi la geologia, ovviamente le osservazioni e l'elaborazione dei dati di terreno, modelli interpretativi. Quindi è un insieme di discipline che può dire qualche cosa sul terremoto. Non sempre il dialogo è facile, anzi direi che è sempre in costruzione, però è questo approccio multidisciplinare che ci dà la spessore del problema e delle immagini, forse anche del nostro futuro, non solo del passato. Perché il tempo? Perché la storia? Ecco, se noi usassimo solo i dati strumentali, guardate, noi avremmo osservazioni per questo piccolissimo periodo, pochi decenni. Usando la storia, strutturata in modo particolare, finalizzata, vediamo che questo tempo si allarga moltissimo. Per l'Italia possiamo arrivare circa poco prima del primo secolo avanti Cristo, ovviamente prima con dati sporadici, secondo periodo ideale, comunque è una finestra importante. L'archeologia dà un contributo puntuale, ma allarga ancora tempo di osservazione. La paleosismologia, diciamo che arriva sempre dopo, quando conosciamo già le faglie, apre delle trincee
e osserva le dislocazioni già avvenute nelle stesse fasi. Quindi sono dati diversi e il centro, diciamo, il grande contributo descrittivo che viene portato è quello della sismologia storica. Descrittivo ma anche, vedremo, quantitativo. Allora, questa immagine non deve fare pensare ovviamente che i dati strumentali non siano importanti. La sismologia storica è l'altra, considerata l'altra metà del cielo della sismologia, la sismologia strumentale è importantissima. Se noi usassimo solo i dati strumentali conosceremmo 23 terremoti, ovviamente troppo poco per caratterizzare delle aree e dei sismi. Però guardate quanti dati ci fornisce la sismologia strumentale, siamo tra Calabria e Sicilia, localizzando centinaia e centinaia di epicentri e di scottimenti che non arrivano, diciamo potenziali, che non arrivano in superficie, non sono sentiti dalle persone. Ci sono terremoti profondissimi fino a oltre i 400 km che ci dicono che c'è grande attività sismica. E questo è un dato importante, quindi il passato e il presente si compendono in un'immagine di grande attenzione. Vediamo quindi dai dati storici qual è l'immagine che emerge dell'Italia. Una prima immagine di sintesi, a partire da magnitudo 5,5, quindi già quando ci sono dei danni, noi conosciamo oggi 242 forti terremoti, ma solo circa 4.000 terremoti noti al catalogo ufficiale, e ci sono anche 34.000 scosse di tutte le intensità classificate e localizzate. Quindi vedete, c'è un bagaglio di dati, una realtà storica meravigliosa che ci invidiano moltissimo gli altri paesi che non hanno una storia così lunga scritta. Quindi in questo approccio storico si gioca ed è reso possibile da questo enorme patrimonio storico scritto che ha l'Italia, che è considerato il più grande del mondo, ed è un primato straordinario che con lo studio dei terremoti abbiamo messo in luce anche a livello mondiale. E sempre quando avveniva un terremoto, i contemporanei hanno voluto fissare, rappresentare qualche cosa, classificare in qualche modo gli effetti dei terremoti. Mai i terremoti sono stati veramente solo subiti, nonostante le apparenze o le interpretazioni che se ne possono dare. Quindi rappresentare un terremoto è un antico obiettivo e vedremo che è di un'importanza straordinaria. Ecco, la prima traccia scritta, diciamo, che abbiamo di questo desiderio umano è questa mappa, qui c'è un particolare, una mappa del 1564, in cui l'autore rappresenta in modo diverso i paesi più o meno colpiti, cioè vuole sintetizzare gli effetti di questo terremoto che si trova tra la Provenza e l'Italia, quindi in zona di confine, e un tentativo straordinario. Siamo nel 1564, dobbiamo arrivare fino alla quasi alla fine del Settecento, e qui c'è un contributo calabrese importantissimo, che è la grande, qui un particolare della grande mappa di Padre Eliseo della Concezione, che cerca di rappresentare in quattro gradi gli effetti dei terremoti, con degli asterischi, con delle stelline vicino al nome. Ed è molto interessante perché, sebbene sia poco evidente, c'è un grande tentativo di sistematizzazione dei dati, quello che poi guida lo spirito per tutto il periodo successivo dell'Ottocento, fino ad arrivare a questo signore, Giuseppe Mercalli, non è molto carino di faccia, era un sacerdote, un religioso, grandissimo studioso. Si deve a Mercalli e vorrei spiegare perché non usiamo ancora queste scale. Si deve a Mercalli la prima scala in 10 gradi del 1883. Anche oggi noi misuriamo gli effetti dei terremoti, gli effetti in superficie, con una scala che si chiama oggi scala Mercalli-Cancani-Seeberg, perché è stata elaborata nel tempo. Nel 1903 Cancani stabilì una corrispondenza fra i gradi
del Mercalli, che si basavano sugli effetti, e degli intervalli di accelerazione, quindi molto innovativo come approccio. Poi nel 1932 Seeberg fissa la scala di intensità a 12 gradi. Ora, spesso noi sentiamo dire nei mass media che si parla spesso di magnitudine, poi vedremo cos'è e che relazione c'è tra queste due scale. Io desidero richiamare questi concetti perché parleremo molto di intensità e di magnitudo, voglio essere ben certa di essere compresa, se no si creano anche degli equivoci. La scala di intensità degli effetti, che sia la Mercalli modificata, la MSK o la MCS, come siamo noi in Italia, o altre scale europee simili, è fondamentale ancora oggi per conoscere gli effetti in superficie dei terremoti che accadono, perché noi abbiamo tanti strumenti di osservazione, anche i terremoti del presente hanno una classificazione di questo genere secondo la scala di intensità. Ed è la scala, ve la richiamo perché non ci siano equivoci quando poi parleremo di gradi di magnitudo, è una scala 12. Si usa solo l'undicesimo, non si è mai usato, si usa fino all'undicesimo. Vedete che i primi gradi sono quasi percepiti, poi fino al quinto scatta l'allarme, le persone si spaventano, fuggono dalle case, quindi ci sono dei comportamenti che si ripetono. Poi dal sesto all'ottavo, via in via in crescendo, ci sono gli effetti sempre più forti. Dovete immaginare questi gradi come scatole di descrizione, qui è estremamente semplificata. La scala sono scatole descrittive, quindi è una scala discreta, non continua, sono dei blocchi di osservazioni. E gli ultimi gradi, dal nono al decimo all'undicesimo, stanno al distruttivo, completamente distruttivo. Col nono abbiamo un quarto degli edifici completamente distrutto, e col decimo diventa tre quarti, diciamo che sono indicazioni qualitative, però. Individuano dei quadri, undicesimo è il terremoto catastrofico. Ecco, detto questo, che è una sorta di introduzione, diciamo, concettuale, vediamo come si sono evolute queste cose. Ecco, questa, vedete, è un'applicazione, per esempio, della scala di intensità all'inizio del Novecento, 1915, quindi erano passati, era ancora prima della scala. MCS, che è definita nel 1932, e già si vede l'importanza di questo sforzo. Questo riguarda il terremoto della Massica del 1915, fatto da un geologo nel tempo, e vedete che il tentativo era di unire con delle linee le zone che erano state colpite più o meno dagli stessi effetti. Questo è ormai una carta storica. Lo stesso terremoto oggi lo rappresentiamo in un altro modo. Oggi ci sono le banche dati, c'è la possibilità di georeferenziare tutti i siti, di rappresentare una cartografia quasi più dinamica, più ricca. Ecco, vedete, questa noi li rappresentiamo graficamente per punti, perché se noi ampliamo il quadro possiamo notare anche, oltre alla distribuzione, il rapporto con la geologia di superficie, la geomorfologia, adesso qui in particolare, vediamo ad esempio gli effetti di sito, vediamo un'area, non so, di 7-8 grado, dei punti che salgono di intensità. Questo è uno strumento conoscitivo, quindi l'intensità, la scala di intensità, la classificazione, come la chiamiamo noi, fornisce moltissime informazioni, ed è questo che è stato usato per i terremoti storici. E dopo vedremo che c'è una catena che fino ad arrivare al magnitudo, ed è stato il salto di questi ultimi 15 anni, la magnitudo. Spesso sentiamo parlare di magnitudo ed è un concetto complesso, è un concetto che rappresenta la stima dell'energia rilasciata da un terremoto. E quindi alla fine c'è un valore numerico con una frazione decimale, questa è, mentre i gradi della scala si rappresentano con le cifre romane, la scala di intensità con le cifre romane, quella di magnitudo con le cifre arabe. E devo dire un po' di questa magnitudo, che è proprio anche per chiarirci concettualmente.
La magnitudo quindi è una stima, non è una misura con una temperatura, no? È una serie di relazioni che vengono fatte. È proporzionale al logaritmo in base 10 dell'ampiezza massima dello spostamento delle onde sismiche, ma quali? Registrate da un sismometro Tor Andersen causato da un terremoto caduto a una distanza epicentrale di 100 km. Quindi già voi vedete la complessità, questa è un po' la rappresentazione di questi diversi parametri di cui bisogna tener conto per calcolare i sismologi quando calcolano la magnitudo. Ed è quindi un calcolo complesso, tant'è che sempre succedono, forse avete seguito in mass media le discussioni, no? Con le prime attribuzioni, poi le seconde, le oscillazioni, perché è una stima ed è una elaborazione. Bene, detto questo però non basta, perché si è elaborato moltissimo alla metà del Novecento, questo signore che si chiamava Benno Gutenberg assieme a Richter, che abbiamo visto prima, hanno ragionato su un elemento molto importante, che è molto importante anche per la sismologia storica, cioè come si fa a valutare e paragonare l'energia dei terremoti accaduti nel tempo e nello spazio geografico, perché è da questo che noi poi capiamo cosa sta succedendo nel lungo periodo. Bene, Gutenberg e Richter ricavarono una relazione di tipo matematico. E cosa hanno individuato? È una relazione secondo cui l'energia di un terremoto è proporzionale a 10 elevato a una potenza pari alla magnitudo moltiplicata per 1,5. Io non approfondirò, questa è matematica, quindi serve solo per farvi capire che dietro ci sono delle elaborazioni. Equivale a un fattore di circa 32, questo è interessante per capire le magnitudo, fra un grado e l'altro. Quindi vuol dire che un terremoto di magnitudo 6, per esempio, è 32 volte maggiore di un terremoto di magnitudo 5. E siccome c'è questa relazione di 1,5, questo è il calcolo, 32 per 32 fa circa 1000, e quindi vuol dire che un terremoto di magnitudo 6, lasciamo questa proporzione, è 1000 volte maggiore di un terremoto di magnitudo 4. Ecco, queste proporzioni che ci sembrano un po' strambalate, comunque vengono dalle relazioni matematiche ormai acquisite dai sismologi, sfuggono quando parliamo di magnitudo, perché ci sembra che sia una scala che non abbia questi balzi così tremendi. Questo è importante perché vediamo che anche la sismologia storica, il salto vero che ha fatto la sismologia storica in questi ultimi 15-20 anni, è arrivare a una stima di magnitudo. Come ci si è arrivati? Guardate, questo schema sembra molto complesso, ma ve lo semplifico molto. Qua ci sono tutte le fonti storiche rappresentate, dalle epigrafi fino alle cronache, c'è tutta una massa di tipologie di fonti straordinarie, che è quello che ci consente la nostra cultura italiana nel tempo, da cui derivano la data, la percezione del fenomeno, la localizzazione degli effetti, e conoscendo i contesti ovviamente possiamo relazionarli con la scala demografica, con le densità abitative. Quindi ricaviamo l'impatto sociale ed economico dei vari terremoti e impariamo dalle fonti storiche le ricostruzioni. E poi c'è la fase dell'interpretazione sismologica, diciamo che via via che si procede verso il quantitativo c'è il rischio di perdere sempre dei dati che sono importantissimi, però bisogna tenere in mente lo scenario complessivo. E cosa serve un sismologo? Servono i precursori, conoscerli anche se li usa pochissimo, le descrizioni degli effetti sugli edifici, sugli ambienti, sulle persone, la cronologia delle scosse, cioè come si manifesta il terremoto. Ora noi lo possiamo sapere oggi nel contemporaneo, ma saperlo per tanti secoli passati ovviamente richiede uno studio finalizzato in modo specifico. Da tutto questo quadro
si possono classificare, quindi dal punto di vista dell'intensità degli effetti subiti, sito per sito, quindi si classificano degli agglomerati abitativi, non dei singoli edifici, e poi c'è il settore delle elaborazioni numeriche, dove è qui che abbiamo fatto il salto, perché sono stati individuati, provati, poi finalmente stabilizzati degli algoritmi che consentono di calcolare l'epicentro, la magnitudo equivalente, e questo ME o anche solo MS ovviamente, perché prima dei dati strumentali si può parlare solo di magnitudo equivalente, è un grande risultato della sismologia storica che consente appunto di paragonare i terremoti nel tempo e nello spazio. Finalmente abbiamo potuto avere uno strumento che ha tolto l'occasionalità dello studio singolo. Cioè, certo, è molto importante per un sociologo, per uno storico comunque conoscere un terremoto dal punto di vista economico, ma la sismologia storica non è solo studio di singoli terremoti, ma è ricostruire una visione della sismicità, e dopo vedremo cosa significa. L'approccio storico consente anche di localizzare i danni nei tessuti urbani, dopo vedremo cosa vuol dire lo scenario urbano di un terremoto, quindi anche a scala di edificio noi possiamo ricostruire delle scene di danno. E poi i dati finiscono nel catalogo parametrico che ovviamente sfronda tutto e tiene solo i numerini finali, che sono i numerini che poi usano l'ingegnere, ma dietro c'è tutto un scenario complesso. Bene, allora detto questo, chiarito cosa sia l'intensità e la magnitudo, chiarito che anche la sismologia storica usa la magnitudo, si chiama appunto magnitudo equivalente, vediamo che siamo davanti a una sismologia particolare e anche a una storia particolare. Come costruisce i suoi dati la sismologia storica? Beh, questo va detto prima di arrivare nel fuoco del problema, per dare un peso a queste informazioni, molto sinteticamente. Intanto sono storici quelli che si occupano di sismologia storica, e quindi sono in grado di conoscere i contesti economici, culturali, demografici. Grande attenzione ai modi dell'abitare, perché questo è una linea importante, quasi un filo rosso, come vedremo, che darà significato anche agli scenari di danno. E poi tre grandi contenitori di memoria, per dirlo molto velocemente: la memoria individuale, quella di chi era lì presente e vuole lasciare la sua memoria, e noi siamo un paese iperdocumentato da questo punto di vista, le osservazioni scientifiche del tempo e la memoria delle istituzioni. Cioè, i terremoti che creano danni si mettono in moto le macchine amministrative. Succede oggi, succedeva anche in passato, in modo diverso, in modo ovviamente particolare, ma sono quei documenti su cui noi rintracciamo non solo la tipologia del danno, ma anche l'idea della ricostruzione e come si realizza e perché. Per darvi un'immagine un pochino di questi studi, vedete che sono cominciati i dati pubblicati nel 1995, oggi sono 1.267 i terremoti studiati molto diffusamente, sono raccolti dentro una banca dati che ha moltissime voci, che si chiama il catalogo dei forti terremoti in Italia, che va dal mondo antico al 2000. Gli effetti sismici localizzati sono quasi 43.000 e le fonti storiche archiviate nella loro forma originale sono 46.700. Bene, intanto è uno strumento che esiste, non è stato mai azzerato finora, è qualcosa che è cresciuto in questi 30 anni ed è una cosa eccezionale, perché si tende sempre ad azzerare, no, i risultati precedenti, poi a ripartire. Questo ha avuto una forte continuità, ha avuto delle edizioni, ovviamente non c'erano ancora le banche dati in rete, quando è uscito nel 1995, 97, 2000, era stato messo a disposizione con i CD e adesso è in rete, c'è anche l'indirizzo, il catalogo che riguarda
l'Italia e anche per fino al Medioevo anche la parte mediterranea. Sono usciti degli strumenti importanti, dei cataloghi sia per il mondo antico che per il mondo medievale, il manuale di sismologia storica, purtroppo, non è stato pubblicato dalla Cambridge University Press, l'ho fatto con un mio collega che si chiama John Ebel di Boston, non è pubblicato in italiano e questo a me dispiace molto perché sarebbe molto utile per me anche gli architetti, gli archeologi, gli storici e anche per i sismologi avere tutto il quadro complessivo. Bene, questa è una sorta di introduzione che vi dovevo per far capire i dati che poi andremo a sviluppare. Allora, un'immagine intanto sintetica. Quando sono accaduti questi terremoti in Italia, di cui noi ci vantiamo, devo dire, con tutti i nostri colleghi a livello internazionale, di avere il catalogo più importante del mondo, in cui possiamo lavorare, scegliere livelli, scegliere zone, e c'è riconosciuto. Allora, i terremoti più forti, intanto guardiamo queste che noi chiamiamo brutte bestie, ecco, che stanno lì, e sono i terremoti di intensità maggiore uguale a nono grado, quindi siamo ai livelli più grandi, più elevati di distruttività, a partire, quindi uguale e maggiore, a magnitudo 6. Per noi è un fronte. E vediamoli tutti assieme, sono 150, ma vedete quanti vuoti di informazioni. Questo è il periodo antico, prima del 1000, ecco, abbiamo certamente delle informazioni, siamo consapevoli che sono dati in difetto, ma sono molto importanti comunque perché ci indicano delle zone, dei siti che sono colpiti con una certa frequenza. Poi vediamo dal 1000 al 2000, già dice la terza, è un numero significativo dal punto di vista statistico per noi, anche qui ci sono i vuoti, qui sono i grandi terremoti, ci sono dei vuoti che noi pensiamo che siano terremoti persi. Poi, negli ultimi, dal 1500, vedete che la serie storica diventa più fitta, si infittisce, sono 88 grandi eventi, che vuol dire un disastro sismico ogni 5 anni e mezzo in media. E già, questo è un dato importante per un paese. Però se noi vogliamo capire meglio questa sismicità, apriamo una finestra negli ultimi due secoli, 1800-1900, abbassiamo il grado di riferimento, lo abbassiamo al settimo, vedete? Ecco che ci compare una serie molto più fitta di eventi, quindi non solo i grandi eventi, ma anche quelli medi, che comunque fanno danni. Il terremoto di settimo fa danni rilevanti, costi economici alti. Quelle bandierine che vedete sono i maremoti. Allora, una piccola riflessione sui maremoti prima di passare ad altri quadri. Dei maremoti si parla poco in Italia, perché sembra che succedano sempre altrove, e devo dire anche per fortuna, perché noi non abbiamo grandi maremoti, perché il Mediterraneo è un mare piccolo, le distanze sono piccole, e fortunatamente per noi ne abbiamo pochi, però ne abbiamo, ed è un rischio sottovalutato. Perché? Perché l'impatto dei maremoti nel passato, e forse anche per questo abbiamo perso tante informazioni, è molto diverso da quello che può essere oggi. Nel passato non si abitavano le coste, oggi siamo scesi tutti sulle coste, e non c'era sfruttamento turistico, oggi le coste sono origine e fonte, per fortuna, insomma, di un'economia abbastanza molto importante per l'Italia, e quindi è un rischio che non viene valutato adeguatamente. Ha un problema anche che non tutti, non sappiamo ancora capire quali sono i terremoti che producono maremoti da quelli che non le producono. Quindi questo è anche un problema per la ricerca, questo non solo in Italia, è tutto il mondo. A volte sono terremoti importanti che c'è l'allarme, lo leggete magari, non so, in Giappone, in qualche parte, quando c'è il maremoto. Solo vuol dire che c'è ancora tanta ricerca da fare. Il maremoto è interessante perché nel Mediterraneo
inviteranno a dei maremoti importanti, e come noi ci muoviamo, andiamo in vacanza magari, ma anche in Italia meridionale, possono arrivare effetti di maremoti importanti nel Mediterraneo, beh, erano rappresentati come i cavalli di Posidone. Che cosa vuol dire? C'è una sorta di percezione di questa energia improvvisa, no, che investe la costa, di cui veniva data una spiegazione mitologica, no? Era il dio che si arrabbiava, che doveva vindicare qualche cosa. Questa energia arrabbiatura improvvisa, uno schiaffo di Posidone, e il maremoto effettivamente non lascia tanto tempo di preavviso. Ecco, i maremoti che oggi si conoscono, quelli certi, perché eravamo anche pieni di dati incerti, vediamo che abbiamo 31 maremoti da terremoti, 3 causati da frane e 8 da eruzioni vulcaniche. Abbiamo perso tanti dati, ovviamente, infatti quando noi cominciamo a studiare da vicino, vediamo subito che ci sono dei eventi nuovi che non conoscevamo, quelli in giallo sono per esempio eventi che non sono nel catalogo attuale, quindi c'è una continua ricerca e di assestamento di questi dati. Per i maremoti, mentre per l'Italia è importante conoscere l'Italia, per i maremoti è importante avere uno scenario più grande, conoscere il Mediterraneo, perché è da lì che si formano i grandi maremoti che possono avere anche interesse per noi. Queste sono delle mappe che rappresentano questi tipi di maremoti antichi, dal V secolo al X. Certo, chissà quanti ne avremo persi, però si evidenziano già degli eventi importanti, vedete il 365 di Creta, ecco in altre zone, anche qua, che danno degli effetti all'Adriatico e al Tirreno. Anche per il periodo successivo, fino al XV-XV secolo, sono ben 22 gli eventi che contano e fortunatamente per noi non sono altamente distruttivi, salvo alcuni eventi eccezionali che dopo vedremo, e comunque tenendo conto che le coste sono abitate diversamente, cioè quindi il rischio è molto aumentato rispetto al passato, è un evento da tenere presente. Anche i maremoti hanno una scala di intensità molto simile, che è stata fatta da Sigler e Ambresis. Alla fine questa scala è degli anni 60 del Novecento, che qui vedete ha 6 gradi, chiamiamoli così, in cui si classificano gli effetti, non diversamente dai maremoti. Bene, detto questo, parleremo anche di qualche maremoto interessante per la Calabria successivamente. Quindi riprendiamo un attimo questa mappa che ci fa vedere in sintesi gli epicentri che noi abbiamo individuato di questa scorrere della sismicità. Ecco, il parametro tempo per la sismologia storica è molto particolare, perché noi un po' ci divertiamo col tempo, nel senso che facciamo dei salti, parliamo delle cose del passato, delle vicine, lo possiamo schiacciare a zero e vedere tutti gli effetti insieme. Ecco, questa possibilità di giocare con il parametro tempo è quello che ci apre tante finestre di perspettiva. E vediamo qualcosa. Intanto, i terremoti nel loro insieme si delineano come un carattere geologico stabile. Quindi non c'è occasionalità nel terremoto, nella sismicità, c'è una stabilità che è quella dovuta alla pericolosità naturale e dovuta ai caratteri geologici di un ambiente. Ecco, qui vedete come geologia e sismologia storica hanno delineato, diciamo, quasi la geografia sismica d'Italia. Questa è una mappa che raccoglie sia i dati storici sia le interpretazioni geologiche delle strutture attive, cioè il modello di forza entro cui avvengono questi elementi. Questa mappa è nel DIS dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella versione 2010, disponibile in rete, quindi possono andarlo a vedere. Ci sono sia faglie trovate, diciamo individuate con mezzi della geologia,
sia faglie individuate attraverso l'attività sismica storica, quindi un modello che si sostiene reciprocamente. Bene, io credo però, ho l'impressione che se noi guardassimo solo dove sono questi epicentri, che abbiamo trovato in tanti terremoti importanti per l'Italia, non riusciremo a capire ancora che cos'è la sismicità italiana, perché siamo coinvolti in questa storia. E allora io ho preparato delle mappe che rappresentano gli effetti locali dei terremoti, che significa che, siccome abbiamo una banca dati, fortunatamente queste ricerche fruiscono di questa gestione informatica, dalla banca dati si possono selezionare dei livelli di effetti e georeferenziati. Allora, io partirei dal settimo grado, credo che questo approccio possa aiutare, tanto così rinfreschiamo l'idea del settimo grado, caduta di molte tegole, camini, molti danni moderati di edifici, lesioni, crollo di tramezzi, fessurazioni, qualche crollo in edifici di cattivo in cattivo stato di manutenzione. Ecco subito il cattivo stato di manutenzione è quello che si mette in evidenza, perché anche con gradi, diciamo, relativamente bassi, dà dei crolli. Quanti sono i siti italiani che hanno avuto questo livello di danni? Ecco che noi schiacciamo tempo a zero e li vediamo tutti assieme. Questi sono, è la distribuzione di tutti i settimi gradi che ci sono noti, e ovviamente vediamo sempre queste mappe, dobbiamo vedere come mappe in difetto, perché abbiamo perso tantissime informazioni di vari secoli. Vi fa osservare, sono 4.380 i siti colpiti, vedete che quasi tutta l'Italia è interessata a questo livello di danno. Però noi cosa facciamo adesso? Alziamo il livello di danno e passiamo all'ottavo grado, che è un grado definito rovinoso. Quindi ci sono già danni gravi, gravissimi, a un quarto di tutti gli edifici. I crolli totali sono rari, però vi ricordo che il crollo di ottavo grado è Mirandola, per esempio, voglio dire, sono centri che sono poi evacuati, dove le persone non abitano oggi. E vediamo che si distribuiscono così. Dal nord-est, la pianura padana, tutta la parte dell'Italia centro-meridionale, e certo vediamo questo nero sulla Calabria che certamente ci comincia a dire parecchio. Sono 2.430 i siti che hanno avuto questo livello di effetti. Adesso noi selezioniamo un altro grado, più su, il nono grado, vi ricordo che viene attribuito il nono grado quando circa il 50% degli edifici è distrutto e i crolli totali sono più del 25%. Quindi è un livello di distruzione gravissimo. E ecco che si distribuiscono così. Guardate che persistono dal Friuli anche parte della pianura padana, la Liguria, l'Appennino centrale, meridionale, e c'è sempre questo gran nero sulla Calabria, Sicilia orientale. Sono oltre 1.000 i siti che hanno avuto questo livello di danno. Ma ancora non siamo contenti, vogliamo vedere i gradi massimi, decimo e undicesimo. Ve li richiamo un attimo. Col decimo, 3/4 degli edifici è totalmente inagibile, 50% crolla. L'undicesimo è considerato completamente catastrofico e sono, comunque non sono inesistenti questi casi che abbiamo visto per l'Italia. Vediamo come si distribuisce il decimo e l'undicesimo grado. Vedete che resiste qualcosa nell'Italia del nord-est, del Friuli, nella pianura padana scompaiono, e persistono, si disegna l'Appennino. Capisco che vi possa turbare questa immagine, però ne vedremo delle altre.
Quindi sono 541 i siti che hanno avuto questo livello di danni. Allora, io credo che questa percezione non ci sia della cultura diffusa. Ma se lo vogliamo vedere rappresentato, quindi che cosa ci dicono queste mappe? Che noi siamo un paese molto ricostruito, distrutto e ricostruito, distrutto e ricostruito. E poi abbiamo perso memoria di questo, perché ci sono sempre ricostruzioni in corso in Italia. Questo è un carattere molto particolare, che cercheremo di capire anche perché. Se adesso vogliamo vedere una sintesi un po' di questi effetti, ma quante sono queste ricostruzioni in Italia? Perché è un grande nodo, non solo storico, economico, ma anche culturale, quello delle ricostruzioni. Perché nella ricostruzione una società non ricostruisce solo pietre, mattoni, case, torri, ricostruisce l'immagine di se stessa, ripropone il futuro, qual è il livello di rischio che accetta, più o meno consapevolmente. Oggi, purtroppo, con tutti i dati, molto consapevolmente. Allora, località italiane che hanno avuto distruzioni gravi, 11.400. Avete visto dal nord al sud, quindi tutto il paese è coinvolto. Perché il terremoto non riguarda solo, non c'è solo il caso Calabria, di cui parleremo diffusamente domani. Ma per capire il caso Calabria occorre avere il contesto generale. Qualsiasi terremoto oggi succede in qualsiasi punto d'Italia ci riguarda tutti. E quindi vediamo che la Calabria è in un contesto più grande dove le distruzioni non mancano. Di queste 11.400 ci sono 4.800 distruzioni gravissime. Qui vedete come si distribuiscono per gradi. 7, 7 ottavo e 9, e chiaramente per fortuna più vado verso i gradi alti meno distruzioni ho. Questo intanto mi dice una cosa importante, che i terremoti gravi sono abbastanza rari, non avviene tutti i giorni, però noi siamo esposti a tante altre sismicità minore. Vedremo anche per la Calabria qual è il problema attuale. Se noi vogliamo raggruppare per secoli queste distruzioni, vogliamo vedere un quadro in cui si raggruppano, ecco che vediamo per esempio che il massimo delle distruzioni le abbiamo avuto nel 700, nel 18 secolo, e per molte ragioni, che forse gli urbanisti, gli architetti hanno già in mente, ma ci sono degli elementi proprio strutturali. Per esempio ci sono problema di sopraelevazione che parte dalla metà del 600, molti siti che non avevano ampliato le mura urbane sopraelevarono, soprattutto nell'Italia centro-meridionale. Le sopraelevazioni sono uno dei grandi elementi di instabilità e di aumento della vulnerabilità dell'edificato, perché si interrompe la struttura e si sovraccarica, si cambia a volte addirittura il linguaggio delle murature. E quindi vediamo che fortunatamente si sono un po' abbassate queste distruzioni nel 200 e che ne abbiamo avute tante. E adesso siamo nel terzo millennio. Allora, detto questo, forse si comincia a delineare che costruire e ricostruire non è né un destino né una fatalità. Non lo è perché c'è una pericolosità naturale stabile, ha un suo ritmo. E qual è questo ritmo? Ricordiamoci che per cambiare le dinamiche sismiche occorrono milioni di anni. Milioni di anni, quindi tempi lunghissimi. Il piccolissimo tratto umano delle civiltà umane praticamente. È così piccolo lo spazio dell'umanità, se noi osserviamo 2000 anni, che per gli americani è uno spazio di tempo enorme di osservazione, così raffinata come abbiamo noi, eppure è una scheggia di tempo. Quelle dinamiche che creano i terremoti continuano e continueranno ancora. Ecco perché conoscere quello che è successo è così importante. Ci dice come sarà il futuro, proprio perché terremoti, le dinamiche che formano i terremoti non cambiano, cambia quello che c'è in superficie. Siamo noi a stabilire questo rapporto.
perché il disastro è l'esito di un rapporto tra la forza di un terremoto che noi non possiamo né prevedere né controllare e che è costruito sopra. Se costruiamo tanti imposti che sono a rischio, quindi vediamo che il rischio può aumentare, ma il rischio in aumento è un che decidono le società umane. E questo è un tema, a mio avviso, importante, anche inquietante, perché è una riflessione che ribalta, non già sulla natura, ma ribalta sulla decisione umana, sull'organizzazione umana, quello che è l'effetto di un terremoto. Ecco, qui vorrei precisare anche, come parleremo, grandi istruzioni, le parole che usiamo. Consentitemi di fare un piccolissimo inciso. Io uso la parola disastro, non uso la parola catastrofe. Uso la parola disastro che ha una radice un po' a livello, diciamo, internazionale del linguaggio scientifico, dei sociologi, dei sismologi, è diventato il termine corrente, usiamo questo termine disastro. Però è simpatico, ha un termine, un fossile, perché dentro ha disastri, che vuol dire gli astri contro. Quindi noi lo usiamo in termini in modo desematizzato, ovviamente, no? Perché questa idea che i disastri fossero dovuti agli esseri babilonesi. Quindi la consapevolezza che ci sia questo fossile dentro il linguistico è, devo dire, poco diffusa, però esiste. Oggi lo siamo in modo desenato, sappiamo che non sono altri. Perché non uso catastrofe? Perché di catastrofe ce n'è pochissime. Sono poche catastrofi. Quindi la catastrofe è un momento molto particolare in cui veramente c'è una sorta di non ritorno definitivo di qualche cosa. È interessante che gli storici che segnava nella greca lo scelto intreccio. Meglio amato, dovuto più che all'energia in sé del terremoto, perché noi non abbiamo energie altissime, non abbiamo magnitudini altissime, dovuto ai carattere del costruito, quello che un terremoto incontra soprattutto. E credo che si apra, si dovrebbe veramente aprirlo in un'attenzione straordinaria, perché riguarda il nostro futuro. E passa attraverso il problema della propria casa, passa attraverso il problema degli stabili che si frequentano. Il terremoto crea sempre uno spaesamento quando arriva, è un terremoto forte. Si è spaesati perché la realtà non è più quella. Proprio come ho detto prima, gli immobili, gli stabili, col terremoto tutto diventa mobile e instabile. Quindi crea uno spaesamento. Spaesamento concettuale anche, ovviamente, perché quello che si ritiene fisso, stabile, la sicurezza della casa, questi elementi, non ci sono più. Quindi è una sfida culturale che, devo dire, l'Italia ha subito, avete visto quante volte. Noi siamo un paese, da questo punto di vista, non solo distrutto e costruito, ma anche in mezzo alla guerra mondiale, per un paese di forse per qualche ragione.
E io credo che se si facesse passaggio a questa perdita che oggi è così efficienza, quantitativa e descrizione delle nostre persone, ci fosse una spinta più forte alla razionalizzazione di questo rapporto tra questo carattere geologico e quello che c'è in superficie, per fare delle idee importanti, un'attività anche individuale importante, che passa anche attraverso la scelta, avere una casa, la responsabilità, le scuole dei nostri bambini, tutto dovremmo, ma perché sono le cose ai decisori, i cosiddetti decisori. Ecco, questo passaggio di responsabilità è una cosa forte. Io credo che il tema, in questo senso, un ruolo anche nuovo, cultura della sicurezza ha un altro profilo, la sicurezza abitativa e la sicurezza ambientale. Cioè è un modo di ribaltare il problema, quindi non fare solo un problema istituzionale di decisioni alte, che magari non vengono, ma di fare una cultura propria, diffusa, condivisa. Beh, io devo dire che ho sempre abbastanza fatica a dover spiegare ai colleghi stranieri, riuscita ancora a dare una risposta condivisa e stabile ai terremoti. Perché loro ci dicono, ma come avete i terremoti, li vedete a lungo periodo, li studiate, li conoscete, avete avuto anche tante normative, ma perché è così tutto instabile questo settore? Quindi ci sono delle ragioni storiche, sociali, che hanno creato questa situazione che è considerata anomala per un paese industrializzato. Adesso non so ancora fino a quando, può essere un orizzonte un po' confuso, però non c'è dubbio che siamo un paese di grande città e di economia importante. Ecco, quindi tutto questo gioca nella conoscenza del parere. Di 150 anni l'abbiamo fatto per appunto per i festeggiamenti dell'Unità d'Italia ed è molto curioso che il comitato
Stato non ci volesse dare le bandierine. E questa fa parte della cultura italiana, perché secondo loro non celebravamo niente, ed era vero, perché è una storia che nessuno racconta, che nessuno vuole, è interessato a conoscere. E invece quello abbiamo fatto, le bandierine, alla fine le abbiamo avute, il nostro contributo ai 150 anni. Ecco, qui ci dà un'idea di questa Italia così a volte frettolosa, no? Che non conosce la sua storia, se la vuole dimenticare, l'abbiamo tutte alle spalle. Questa è l'immagine, l'immaginetta dell'Italia con i grandi terremoti, poco prima del 1800, sono i terremoti importanti, vedete, Reno di Napoli, Basilicata, dello Stato della Chiesa, beh, tutte queste, chiamiamole rovine sismiche, vengono ereditate dalla Regione d'Italia su cui non interviene. Questa è l'immagine complessiva dei disastri sismici che hanno colpito l'Italia. Sono veri disastri sismici, ci sono altri 86 terremoti un po' minore, un poco territoriale, un pochino più distretto, elevato i terremoti. Vediamo che in questi 150 anni i disastri, cioè quelli più importanti, avvengono, sono avvenuti ogni 4-5 anni. Vi ricordate la prima statistica da circa 5 anni, dal 500, se io tengo conto solo dei 150 anni, sono più figli, ce ne sono anche di più, ogni 4-5 anni, che anche la media attuale. Vediamo che ci sono ben 1560 paesini, praticamente da città capoluogo. Ecco, abbiamo anche spesso nell'immaginario l'idea che i terremoti colpiscano solo i piccoli paesi, i borghi di montagna, no? A parte si dice Messina e L'Aquila, che sono due eccezioni, tutti gli altri sono paesini. Beh, non è così. È che si è caduto, diciamo, la memoria, è caduto un'ombra su queste distruzioni sismiche. E le distruzioni, vedete, che riguardano dal nord, al centro, al sud, praticamente tutta l'Italia. Quindi non possiamo dire che sia solo un problema dell'Italia centro-meridionale, perché anche il nord è fortemente coinvolto nei 150 anni, e lo vedremo anche prima con terremoti importanti. Qui io vi faccio scorrere alcune mappe per darvi un'idea anche dell'estensione di questi terremoti. Questo per esempio è un terremoto di Alparo, in Veneto, nel 1873, proprio all'inizio ancora aveva una formazione quasi austro-ungarica, tutto questo terremoto. La gente era molto orgogliosa, non voleva che ci fossero aiuti del Regno Unito. Quindi si spesavano ancora, no, tutte le separatezze di prima. È un terremoto molto ben descritto, noi abbiamo questa fortuna, ripeto, che abbiamo una documentazione straordinaria, anche grafica, anche iconografica. Grande attenzione, anche prima della fotografia, ai tipi di danni. Cosa servono queste immagini? Non a sollecitare, no? Farci pensare al tempo passato. Ci dicono tantissimo sul patrimonio edilizio, ci raccontano com'era questo patrimonio edilizio. E vediamo che ci sono dei caratteri ricorrenti, che sono quelli che causano i danni. Queste tutte le celle vanno completamente da ci sono dei paesi dell'uno addirittura, e adesso anche
tanto ricordava alcune regioni dell'Italia settentrionale, doveva essere il campione, poi da diffondere. E si possono fare dei tempi personali da edilizia, le faglie, quindi sarebbe anche un nostro conto di storia dell'architettura, di storia di urbanistico, però anche questo si è fermato. Vediamo ancora un terremoto molto importante, e siamo ancora al nord, in Liguria, terremoto di magnitudo 6,3, vedete l'area dei danni enorme, è stato molto studiato, ci sono tantissimi punti classificati, sono oltre 1500 i punti classificati con la scala di intensità MCS, e vedete che questa scala di intensità riesce a darci questi scenari, cioè ci dà la possibilità di osservare gli scenari territoriali. È un terremoto importante perché ha creato dei siti abbandonati. Questa è Bussana. Questa è la chiesa, se esiste ancora, ci sono delle rovine, dei monumenti. L'Italia ha tantissime rovine di monumenti per terremoto, dal nord al sud. È un carattere che forse interesserà gli archeologi fra 300-400 anni, per adesso li mandiamo così all'avventura. Questo è un intero sito, Bussana, che fu abbandonato con un decreto amministrativo. Anche questo sugli abbandoni, vorrei fare un'osservazione che suona quasi curiosa. Ma in tutti gli abbandoni che io ho osservato storicamente, non erano gli abitanti a decidere di abbandonare un paese. Erano sempre decreti amministrativi o militari, secondo l'occasione, la gestione dell'emergenza. Perché gli abitanti hanno sempre espresso un grande attaccamento al proprio sito, il desiderio di ricostruirlo. A volte di vicino, a volte con gli stessi materiali, quindi c'era una forte coesione. Questo è di epoca però moderna e contemporanea, questo atteggiamento, perché invece nel mondo antico, per esempio nel periodo romano, i siti venivano abbandonati perché cadeva una specie di ombra superstiziosa sul sito. Se cadeva voleva dire che non era abitabile. E lì era forte anche l'interpretazione religiosa che considerava un segno negativo il fatto che si fosse espresso in quel modo la divinità. Ecco, per capire il terremoto del 1887, visto è un terremoto enorme, magnitudo 6, bisogna capire i 50 anni, 50-60 anni che l'hanno preceduto. Ma io ve le faccio scorrere queste mappe perché vedete che c'è un crescendo di crisi sismica, è molto interessante, questo guardate. ...1819... ...1831, qui vediamo coinvolta anche Sanremo, Sanremo non ha una fantasia sismica, ma ce li ha i terremoti. ...1854... e poi quello grande del 1887. Ed è interessante perché si accumulano, sembra che ci sia una energia che comincia di fuori, ma ha bisogno non di pochi mesi, ma di anni. Questi sono i tempi della geologia, tutti imprevedibili, che noi osserviamo appunto ricostruendo questi scenari. E vedete i danni del 1887, anche qui queste vecchie immagini, ci mostrano un patrimonio edilizio, guardate, rattoppato da situazioni, per situazioni precedenti, e ci mostrano i muri a sacco, ci mostra la fragilità di questo patrimonio d'Italia in questi anni. Siamo già al Regno Unito. Ancora delle immagini molto interessanti, vi mostro perché ci sono dei paesi che hanno ancora questi patrimoni edilizi, quindi hanno una vulnerabilità molto alta. Vedete che è interessante, per esempio, questo arco di base, di pietra, è stato poi rinforzato prima del terremoto, qui la struttura ha retto, ma è crollato tutto quello che era sopra. Si sono squarciati questi muri, ed è per gli abitanti era una costernazione. Questo è Diamo Castello, oggi bellissima attività di località di villeggiatura. Questo è un decimo grado,
assolutamente inabitabile. Ecco, qui abbiamo Marina, che aveva già un suo sviluppo sulla spiaggia. Qui interessante perché ci sono due casi, cui un attimo vorrei dire alcune cose, perché è un carattere dello sviluppo edilizio che riguarda anche l'Italia meridionale. Vedete, qui c'è una parte di edilizia praticamente sulla spiaggia, quindi quelli di terreni di fondazione che sono pessimi. Ci sono questi due crolli in mezzo a case che apparentemente tengono almeno le pareti. Ed era in uso, faceva parte di questo sviluppo, perché prima erano proprietà separate, poi vengono messi due muri di fronte e retro, ma praticamente sono case che non hanno una struttura loro. Questo modo di costruire addirittura aveva un nome. In Sicilia li chiamavano casalini, cioè i casalini erano queste case che anche sul mercato della casa avevano un valore minore, ma che erano ricavate praticamente per due, per la metà, da pareti di altre case. Le risposte sono pessime, abbiamo tantissimi casi, anche per terremoti storici, e lo sappiamo, abbiamo dei disegni, delle fotografie, perché poi ci sono gli atti di vendita che seguono queste discussioni e si parla sempre casalini, cioè questi. Che cosa ci dice questa storia di questo patrimonio di inizio? Che è cresciuto, non ci sono tanti piani di intervento, di razionalizzazione, e i terremoti, come dicevano i grandi vecchi ingegneri, il genio civile, il reale genio civile, è il grande collaudatore. Qualsiasi terremoto collauda, nel senso che mette in evidenza le parti più deboli degli edifici, quelli costruiti peggio, quelli che hanno dei problemi, quelli che sono vulnerabili, che magari sono fatiscenti, non si è intervenuti. Quindi il terremoto come collaudatore, non so cosa ne penso, quindi c'è niente presente, ma è un modo, è un'espressione, a mio avviso, molto forte, che viene usata proprio dal genio civile di una volta. Ecco, qui è anche interessante, per questo terremoto siamo pompeiani, vedete qui gradi minori, tardo, ecco che cosa metto in evidenza, queste catene. Sì, le catene, che sono catene dell'edificato d'Italia è considerato storico, cioè costruito tutto prima. I terremoti via via che sono stati un po' riparati e anche aumentata la loro vulnerabilità. Ecco, vediamo queste case squarciate, siamo sempre nella Liguria, questa è Ordiglia, quindi tutta la Liguria occidentale ha questo enorme impatto. E poi le chiese, fatemele già vedere, sono le grandi protagoniste dei danni sismici, le nostre bellissime chiese che sono monumenti identitari della nostra storia culturale, se non è un affrontatore. Vediamo cosa crollano le volte e le cupole. Qui ci sono delle catene, ci sono stati dei tentativi, ovviamente. Ecco ancora foto di chiese distrutte. Diciamo che l'Italia ha nelle chiese un elemento di vulnerabilità importantissimo. Vorrei ricordare che con l'ultimo terremoto dell'Emilia noi abbiamo avuto 1500 chiese lesionate, di cui più di 600 chiuse oggi appunto.
e si sono infatti evidenziati delle criticità notevoli. E ha aperto anche un grande dibattito, che poi vedremo. Ecco qui Lussana, Lussana oggi, questa chiesa è ancora in piedi, il sito è abbandonato, e vediamo le vecchie foto, anche qui in queste catene. Sull'ambiente, questo è il terreno, diciamo, di geologi, vediamo spaccature, frane, uscite di acqua, cambiano il regime delle acque, quelle dove sorgenti nascono, si fermano, cambiano i sapori, e poi soprattutto importante poi per costruire sono le frane, tutti questi movimenti di frane e spaccature che coinvolgono la costa, in questo caso, e anche un po' l'interno, dove noi costruiamo, dove noi andiamo. Ma perché ti dico tutto questo? Cosa ci interessa? Cosa mi interessa di queste robe passate? Perché devo saperle? Allora, se noi incrociamo, perché ci interessa per oggi, se noi incrociamo l'andamento demografico di questa zona, della Liguria occidentale, osserviamo diverse località, diversi aspetti. Questo è l'andamento demografico generale fino al 2011, dal 1881, cioè da dopo questo grande terremoto. Ma se noi andiamo a suddividere, tenendo conto soltanto della fascia costiera, 5 km dalla costa, vediamo che la popolazione è aumentata parecchio. Ecco, se noi invece teniamo conto dai 5 ai 15 km dalla costa, cioè andiamo verso l'interno, vediamo che la popolazione va calando. Addirittura se noi ci spostiamo da oltre 15 km dalla costa, la popolazione è in grande calo. Cosa vuol dire? Che tutti i siti si sono andati a poggiare sulla costa. Beh, se io monto la demografia attuale, la popolazione attuale, con i danni sismici già subiti, cioè con questa area sismica, vedo che nelle aree di maggior effetto sismico, di maggiore distruzione, ci sta il maggior numero di popolazione. Che cosa significa questo in termini attuali? Significa che il rischio sismico della Liguria occidentale oggi è molto più alto di quando è avvenuto l'ultimo forte terremoto. Questo schema non riguarda solo la Liguria, ne potrei fare per tanti altri, ma riguarda in particolare tutte le zone a sismicità rilevante che hanno sviluppato una maggiore popolazione nelle zone a più alto risentimento sismico. E vedremo che non sono pochi. Ecco, quindi io posso chiudere con alcune immagini di questa prima parte. Anche qui per la Liguria abbiamo analizzato le tipologie di edifici più a rischio e ancora sono venute fuori le chiese, vedete, poi ce ne sono altri, monasteri, santuari di diverso tipo, palazzi, eccetera, però sono le chiese, queste chiese bellissime che dal 500-600 hanno avuto questo sviluppo particolare, che sono state le più esposte. Ogni terremoto se ne porta via un certo numero. Bene, allora potremo chiudere qui questa prima parte, farvi il dettaglio. Questa è la sintesi, diciamo, dal 1860 al 1914, dei terremoti che sono accaduti, vedete, in nero i terremoti non disastri, in rosso i terremoti disastrosi, vedete che la Calabria sarà molto impegnato su questo versante. Non dimentichiamo che l'Italia all'inizio del Novecento, a fine dell'Ottocento, aveva 35.800 abitanti, la metà circa, un po' di più della metà di oggi. E quindi ricordiamoci che l'aumento demografico aumenta poi il rischio. Lo vediamo di seguito. Grazie intanto per l'attenzione.
Allora, breve pausa caffè per un quarto d'ora, dobbiamo essere bravi perché se no sottraiamo molto tempo alle lezioni successive. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I problemi sono tanti, penso che abbia avuto la percezione di questo pacchetto di provocazioni che sta dentro il tema del terremoto. Bene, allora continuiamo la nostra scorribanda nel tempo. Per seguire questo stile che ha la sismologia storica, vedete che a volte facciamo dei salti dietro, a volte ci sono dei interi settori cronologici, vi chiedo anche un po' di fantasia. La fantasia di conoscere il passato, di aprire un archivio mentale per questi dati. Siamo forse a volte troppo immersi nel presente. Questa è una dimensione diversa se si porta dietro il tempo. Bene, abbiamo visto questa carta, noi continuiamo adesso, la chiamo scorribanda, perché il tempo a disposizione non ci consente di descrivere ogni cosa minutamente, come sarebbe magari interessante, però di dare delle grandi arcate interpretative. Allora, vediamo i terremoti dell'Italia, stiamo ancora parlando dei nostri 150 anni, della nostra storia italiana, che non è scritta in nessun manuale di storia. E l'inizio del Novecento si apre col grande terremoto del 1908, un grande evento che tratteremo, che bisogna conoscere per alcuni aspetti, credo debba fare parte quasi necessariamente della cultura del professionista che si occupa di edificati di territorio. Lo svilupperemo domani parlando del caso Calabria. Qui ve lo faccio vedere perché è uno dei grandi eventi che regge questa storia particolare. E pochi anni dopo, ecco il grande terremoto del 1915. Abbiamo anticipato questa immagine quando parlavamo della scala di intensità. Ed è un terremoto importante, non solo perché lo vediamo minutamente descritto,
è legato al piano del Fucino, d'Avessano. Perché è importante? Per due ragioni: dal punto di vista sismologico, è il terremoto che segue, che ha aperto anche tante discussioni dei contemporanei per le cause, no? Perché quando succede un terremoto sempre ci si chiede perché è successo. Allora molti diedero la colpa, diciamo così, allo svuotamento del bacino del Fucino, del lago del Fucino. E questa storia dell'acqua, oggi l'avete vista riproposta, no? In altro modo, come trivellazione, con fracking, con dentro rapporti in chiese, c'è stato anche un programma, questo turbare degli equilibri. Fanno danni, e ancora, se dopo abbiamo discusso il rapporto in chiesa, lo faremo forse domani, i contemporanei del 1915, alcuni pensavano proprio che fosse lo svuotamento del bacino ad avere causato il grande smottimento, e fu un disastro enorme, il disastro del Marsica del 1915. Vedete anche nei dati, questo è Cazzano, questa proprio i bordi di questo lago prosciugato. Avezzano nel 1915 era un bel paesotto, quasi una cittadina agricola, che quindi stava godendo i vantaggi, no, dei terreni messi dall'agricoltura e tutta questa zona. E dopo questo terremoto, tre mesi dopo, avviene nel gennaio del 1915, tre mesi dopo l'Italia entra in guerra. Entra in guerra per un credo malinteso. Nazionalismo rifiuta gli aiuti stranieri, noi faremo da soli. Ed è un terremoto che pesa terribilmente sulle popolazioni, perché c'è anche la leva militare, quindi sopravvissuti giovani devono andare al fronte, diciamo, svuotamento della popolazione, morti sono oltre 30.000, una zona che era densamente abitata. Anche questi numeri dei morti hanno senso solo se lo paragoniamo ovviamente alla scala demografica del tempo. E perché è un terremoto tragico? Perché non si interviene, anche in minima parte, per una ricostruzione. Non ci sono i mezzi economici. La guerra assorbe moltissime energie e le persone sopravvivono. Quelli che non sono morti sopravvivono letteralmente per diversi anni. E com'è questo scenario? Lo scenario descritto, ci sono tantissime fonti meravigliose, ci sono tutti gli inviati dei giornali, c'è un'attenzione a questa situazione. Lo scenario è impressionante, noi stentiamo a riconoscere in queste fotografie di Alessandro, stentiamo quasi a riconoscere l'Italia, ma come noi eravamo così. A noi è successo questo disastro. Avezzano perse il 95% della popolazione e tutti questi piccoli paesi si distinguono per un numero altissimo di morti in percentuale, 90 fino al 70%, è una cosa, una carneficina. Non c'erano possibilità di intervenire. Ecco, dobbiamo pensare cos'erano queste ricostruzioni, non per fare dell'emotività, ma per capire il peso che hanno avuto le distruzioni. Non c'erano i mezzi meccanici per intervenire, fino a tempi relativamente recenti si spostavano le macerie, si demolivano una mano. E questo ci dice una cosa importante, in quadri così sconsolati, così anche economia povera, quasi tutte le macerie venivano recuperate. Venivano recuperate per altre costruzioni povere, per bisogni, perché le ricostruzioni, uno degli elementi che ha guidato la ricostruzione è il bisogno di poter continuare e gli scarsi mezzi a disposizione. È una specie di morsa per prendere le ricostruzioni di anni, di migliaia di paesi, di piccole città.
e vediamo questo Avissano che stenta moltissimo quando si riprende la Marsica da questo disastro. E vediamo che sono gli immigrati anche di Caporetto, le famiglie venete che fuggono questa penetrazione improvvisa degli austriaci e sanno che lì si può lavorare, che c'è una situazione di disagio, arrivano, si innescano lì, rimangono, si intrecciano, ed è curioso che anche i linguisti hanno notato dei contributi di altri ceppi linguistici proprio lì nella Marsica. Come sempre succede, no? In realtà si mescolano, c'è una dinamica, la sopravvivenza deve andare avanti. E si mise mano alla ricostruzione della Marsica solo verso gli anni 30. Quindi questi facendo progetti di curiose casette asismiche, vengono definite così, perché parte dall'idea del ben costruire. Cioè esistono delle regole dell'arte per costruire, le casette asismiche sono la realizzazione di questo. Queste sono le più belle, queste fotografie, le più decorose, no? Realizzate così con il gusto del tempo. Ce ne furono tantissimi altri, più piccoli, come questa, in Abruzzo, ancora oggi esistenti, che non erano delle vere baracche, vedete, sono quasi delle micro villette a schiera, con anche intelaiature di legno, ma si vedono dentro, erano intagliate di legno, poi intonacate e colorate, vissute come piccole case purtroppo, come se diventavano bisogno di esistere, per cui magari cambiavano d'uso, magari non ci stavano più le famiglie, però sono ancora lì in piedi a magari la trezza agricola, piccoli stazionamenti. Metti il progetto case dell'Aquila, no? Queste cose mastodontiche che sono state, se ne potrà parlare eventualmente. Beh, proseguiamo. Il 15, noi vediamo che dal 1915, che colpisce quindi tutta l'Italia centrale, con il cuore dell'Abruzzo, tra l'altro l'Aquila ha avuto tantissimi danni per il 1915, quindi sia diversi chilometri a nord di Avezzano. Vediamo che comincia un cluster, noi lo chiamiamo, terremoti, cioè un raggruppamento di terremoti. Avremo modo di osservare questi cluster perché sono un carattere molto forte dell'Appennino italiano. Ecco, vediamo qui una crisi sismica, oggi la potremmo definire, che ci dà in 5 anni 5 terremoti con intensità più centrale dal 9 al 10. E magnitudo altissime, dal più basso quello del 5,8, poi abbiamo 6,2, 6,1, 6,4. Ma dove avvengono? Vedete, dall'Eminese comincia la crisi sismica, dalla costa romagnola, nono grado, magnitudo 6,1. Poi si sposta all'Alta Val Tiberina, 1917, subito l'anno dopo, nono grado, magnitudo 5,8. Poi il Forlivese, che è questa parte dell'Appennino, 5,8 9 grado, 1918, l'anno dopo, 1919, il Mugello, che è questa zona qui dell'Appennino Toscano, praticamente le due aree di effetto in cui si sovrappongono, anche qui magnitudo 6,2 e intensità 10, e poi la Carfagnana, 1920, magnitudo 6,4 e intensità 10. Questo è un cluster di terremoti, vedete che attraversa dall'Adriatico al Tirreno, attraversa l'Appennino, che se succedesse oggi una cosa simile, beh, metterebbe in crisi l'intera economia, forse per più di un decennio. Quindi a noi ci fanno paura queste cose, cioè le temiamo, però non abbiamo nessun mezzo ovviamente per evitarle, la natura segue i suoi ritmi, l'unico mezzo che abbiamo è di costruire bene la superficie, di essere pronti. Guardate l'antico e saggissimo detto evangelico,
e sto preparati, state pronti. Ecco, questo state pronti, che ha un significato diverso, però state pronti è qualcosa che vuol dire aumentiamo la nostra percezione della situazione, ragioniamo su. E questo tipo di cluster, che è già successo, prende delle aree, per esempio quest'area, dopo lo vedremo, è negli scenari urbani, un'area ad altissima economia turistica. E sono terremoti importanti, quindi vedete che per capire la sismicità italiana occorre creare degli scenari grandi, non legarsi a un posto, studiare una regione. Per esempio i terremoti in questo caso sono venuti a cavallo in due regioni, dell'Appennino, così. C'è tutta una parte che grava sulla parte Emilia Romagna e l'altra sulla parte Toscana. Quindi mai creare dei confini nello studio del terremoto. Diciamo che l'unico caso in cui si può fare è proprio il Calabria, perché è questo dente, no? Sul mare, dente creato dai terremoti, tra l'altro, che ha un confine particolare, ma tutte le altre regioni mescolano i loro dati. Ecco, oggi invece devo dire che questo è un limite che va riconosciuto al problema dello studio sismico. Ogni regione tende a studiare, ogni regione si è fatto un po' sta perenne, no? Dal 1974, e enfatizza invece l'aspetto dei confini. Enfatizzare gli aspetti dei confini amministrativi per studiare eventi così complicati e senza regole come sono i terremoti, ovviamente impoverisce moltissimo l'efficacia degli studi, quindi noi dobbiamo studiare scenari grandi. Vediamo questo 1920 dalle Garfagnane, perché è un terremoto interessante, perché benché sia avvenuto in Garfagnana, quindi che è quella parte a est della Toscana, Garfagnana e Lunigiana, ha fatto danni perfino nel Modenese. Ecco, quindi questo della propagazione degli effetti è un altro tema che non riusciamo a vedere come sono gli effetti, perché gestiamo tutti i dati dentro queste banche dati, perché sarebbe, con tutti i dati georeferenziati, se no sarebbe impossibile avere queste immagini. Allora, vedete che proprio a Feglio modella, proprio in relazione a questo terremoto del 20, si rimette in moto una grande frana, perché le frane, le grandi frane, sono sempre attive. Ci saranno degli esperti ovviamente che lo sanno meglio di me, e il terremoto le mobilizza di nuovo, le mette in movimento. Questa è la grande frana di Feglio, una frana con un fronte di 6 km e quindi dissesta tutto il paese, che scivola, qui si vede il campanile, la torre campanaria che pericola, ovviamente il paese subì un trambusto enorme. Questo delle frane è un altro problema molto importante connesso con i terremoti. Noi abbiamo ovviamente selezionato queste frane sismiche, e la cosa importante da sapere è che le grandi frane sono sempre attive, quindi sono lì dormienti, basta un movimento per rimetterle in giro. Ancora questo terremoto della Garfagnana, che ci consente di vedere la demolizione di un campanile. Qui facciamo delle foto molto, molto trionfalistiche. Questo soldato che sta proprio sulla cima del campanile, il campanile risulta così sconquassato che lo devono demolire. Ah, ma non si demoliva, pezzo per pezzo, vedete, fino a che viene fuori questa intelaiatura lignea. Ecco che quasi è un trionfo di un lavoro portato a termine. Questa manualità ha richiesto il terremoto nei secoli, è una cosa che noi abbiamo dimenticato completamente. Anzi, noi ci siamo imbattuti dal 900 con un problema opposto, cioè con quanto demolivano le ruspe. E abbiamo dovuto fermarle. Per esempio, il terremoto del Friuli, furono dati degli appalti per metro cubo di materiale ruspato, sembrava una cosa molto efficace. E ovviamente chi lo faceva aveva interesse a rosparare il più possibile, ha demolito anche chiese del 400, danneggiare il permesso necessario, creare un movimento d'opinione, fermare, fare la carta dei beni. Vedete che poi ogni aspetto, se diventa appunto, si riflette, può
aprire a delle nuove realtà. E quindi questa grande manualità che voleva dire grande fatica per adesso, una fatica enorme, incalcolabile, ci sono modi, no, per parametrizzarla. La fatica e la sofferenza umana sono stati enormi a causa dei terremoti. Adesso vediamo questa mappa che praticamente ci dà la situazione dei terremoti, dei disastri in Italia dal 1915 al 1945. Quindi vediamo che io non ve li posso raccontare tutti, perché sono corsi di 50 ore, ma vediamo che c'è questo addensarsi, prima avevamo 10 grandi venti qua giù, ma adesso si addensano in Italia, centro settentrionale e anche nel Friuli. E arriviamo al dopoguerra, perché dobbiamo capire quali sono le realtà che ci colpiscono, che cosa è cambiato anche del concetto della ricostruzione del disastro. Ecco qua una mappa di sintesi dei terremoti, del terremoto del 1968, il Belice. Il Belice è un terremoto dal punto di vista sismologico molto interessante perché è accaduto in un'area che si riteneva non sismica. I sismologi da allora cadono dalle nuvole perché non conoscevano, non c'era lo studio che si fa oggi su questo. Meteorologiche, con i dati GPS, con i dati SAR, con tantissimi dati che danno anche le informazioni. Quindi si attenevano soltanto a un catalogo dei terremoti che non poteva avere nella sua finestra questo, dei terremoti di quest'area. Perché se ci sono delle aree in cui i terremoti accadono molto raramente, quindi superano la finestra temporale, oppure in aree scarsamente documentate, è chiaro che noi possiamo avere persi per i terremoti. Ecco, quindi deve sempre dominare il controllo del catalogo e dei risultati storici, deve essere sempre dominato da questa certezza che noi abbiamo, che sono dati in difetto, che abbiamo perso tanti dati, e quindi bisogna non trattare i cataloghi come il Vangelo, ma sapere che sono dei grandi testi su cui si deve ragionare, ma su cui si può fare ancora ricerca, e che comunque le lacune potranno forse essere colmate, ma possono anche manifestare il tetto, il limite della ricerca. Quindi oggi c'è un atteggiamento molto più critico, consapevole, il dialogo è su discipline diverse. Diciamo che allora chi usava il catalogo storico, che è un vecchio catalogo, da un certo punto di vista molto bello e prezioso, il catalogo ancora del Baratta, una cosa molto invidiata nell'Europa della metà del Novecento, un catalogo bellissimo, per certi versi straordinario, dal punto di vista del punto d'arrivo che era arrivato. Io sento fischiare, un po' fastidioso questo. E quindi diciamo che questo uso un po' pedissequo del catalogo e la mancanza di dati sismologici, scientifici, geologici, aveva individuato quell'area sismica. Quindi quando venne in Belice fu veramente un grande momento di riflessione per i sismologi del tempo. Ma il Belice non è interessante solo per questo, a parte che durante il Belice durante le scosse, una sequenza di scosse molto importanti, era a Palermo il generale della Chiesa, che è uno dei corsi più vecchi che ricordiamo anche per altre ragioni, e fece evacuare le scuole. Di sua iniziativa il prefetto prese questa decisione molto saggia, non esisteva la protezione civile ancora, quindi fu una decisione autonoma che salvò la vita a moltissime persone. Possono essere i cellulari, no? Non so, c'è un'interferenza. Allora, vediamo questo terremoto perché è così importante anche sicuramente, perché si allontana. Tanto qualche immagine che ci dà l'idea di quanto fossero grandi queste rovine. Questa è Gibellina, una vecchia foto di Gibellina. Vedete che frantumato il paese, no? Si vedono solo delle rovine, a cui
altre attiviste, guardate questa strada qui erano già state ricerche. Dopo questo terremoto si mise in azione, dico forse passarono 10 anni, forse anche 15, cominciò un progetto di ricostruzione. Un progetto di ricostruzione che si caratterizza per un esempio, cioè il volere inserire la modernità come un tipo di ricostruzione che inducesse dei nuovi sistemi economici, del nuovo modo di organizzare il territorio. Era probabilmente anche una grande utopia, forse anche non capita in quel momento, anche discutibile, e comunque comincia, sembra, di riannodare un filo della storia italiana, perché grande ricostruzione del passato, come poi vedremo in altre parti della lezione, hanno avuto ricostruzioni ex novo estesissime e importanti nell'ambito della contemporaneità. Quindi invece c'è un certo senso in questo progetto di città giardino, di situazione del territorio, di dislocazione, delocalizza dei paesi, degli abbandoni molto estesi, pensano a un'economia diversa, un abitare diverso che produca un modo diverso di organizzare il mondo economico. Beh, è stata un'utopia, ovviamente. Cosa hanno fatto? E quindi c'è la immissione dell'architettura nuova, di nuovi linguaggi, i vecchi avevano a che fare con la cultura dei vecchi paesi del Belice, così poveri, frantumati, vedete questi linguaggi. Vediamo che questo linguaggio diventa qualcosa che viene simbolo. Questa è Santa Margherita Belice, ha fatto questi spettacolari paesaggi, no? Che c'è oltre la Sicilia. In alto vedete le rovine di questo paese. E in basso comincia a vedersi qualcosa di nuovo. Una chiesa completamente lacerata, dove oggi si è consolidata la rovina. Che cosa significa? Che si è cominciato a far ragionare il passato, l'immagine stessa del terremoto dominato, con dei nuovi linguaggi, per riutilizzarle. Ora, questo è un esperimento molto nuovo, di grande interesse internazionale. Qui vedete, per esempio, l'uso di interventi assolutamente moderni dentro questa chiesa che praticamente è sparita, non ha la porta, non ha una parete. E viene fuori da questa cultura l'idea di riflettere sulle rovine. Ecco, questo grande tema delle rovine, causato dal terremoto, è un tema che percorre il Mediterraneo, la cultura mediterranea antica, percorre anche la cultura italiana post-mediterranea. Queste visioni delle rovine diventano anche un punto, no? Siamo a certe immagini anche nel 600, nel 700, le rovine diventano una radice di un passato che va ricordato, aurico, bello. Qui non è un passato aurico, quanto la rovina in sé, che è portatrice di una memoria. C'è una, in questa impostazione, che può essere anche per certi versi molto anche discussa, anche rifiutata, c'è comunque il tentativo di saldare un evento storico importante con un presente che utilizza questa cosa, sia come idea che come. Io lo trovo di grande interesse. Qui vedete, per esempio, Poggio Reale, prima del terremoto, una vecchia foto con un bel paesotto dignitoso, poi dopo il terremoto smontato. Mi sembra quasi una Pompei recente, no? Vedete che ancora tante strutture in piedi. Portato, oggi esiste un altro Poggio Reale. Vediamo che ci sono comunque dei turisti che andranno a vedere queste cose. C'è un impatto, un'emotività, c'è un'emozione in questo incontro di paesi disabitati. Fanno pensare. Io credo che solo il nostro sud riesca a proporci con tanta forza questo legame con la discussione. E non il nostro nord Italia manifesta un'insofferenza per la rovina. C'è una cultura diversa, non si può
vuole vedere, io penso al Friuli, non so come se lo ricordano, la gente andava di domenica a ricostruire la propria chiesa perché non si sopportava più, cioè, si voleva avere tutti i figli. Il sud è più meditabondo, io credo che faccia parte di una cultura mediterranea più vasta, un territorio diverso, un rapporto diverso anche con il tempo che cancella anche con la morte. Sono riflessioni interessanti se noi vediamo oggi cos'è Poggio Reale, cioè, quindi questo linguaggio proposto nella modernità locale, un paese diventato nel mondo, con queste piazze che sono vagamente evocative e sempre strane effettivamente, però sono linguaggi queste, nate da queste costruzioni. E ancora per finire sul Belgio, che è un caso veramente interessante, poco noto negli anni. E qui devo dire che fu aperto un concorso all'Università di Berlina per gli artisti perché facessero qualche cosa di monumentale per Berlina. E quindi devo dire che il Gente, il Burri, ha inventato una cosa che è la prima monumentalizzazione di una rovina sismica, cioè la prima è un monumento altro, no? È la rovina stessa che diventa una memoria del terremoto. Come ha fatto, benissimo, le rovine di Ciberina Parco, solo le rovine di Ciberina furono tagliate a circa 1,60 m, poi coperte, lasciando, quindi sgombrando le strade, lasciando il tessuto urbano del vecchio paese, delle strade, ricoperte con una colata di cemento bianco, e questo è l'effetto che si ha, ed è una cosa piuttosto impressionante, se nelle notti da lontano, da chilometri, si deve biancheggiare questo fantasma di paese ed è un grande monito alla coscienza civile. E il paese non c'è più, per i morti si può sparire. E sono sparite anche tante persone, ma quel paese non c'è più, con le sue strade, la sua dimensione, la sua ubicazione. Quindi una perdita interessante perché in area mediterranea è stato molto apprezzato, cioè nel paese mediterraneo, questa idea di fare un monito così forte alla coscienza dei contemporanei. Ma vediamo altri terremoti che hanno avuto altre storie, hanno un terremoto che impatta la società, con la sua storia, la sua economia, la sua cultura di quel momento, i poteri, i decisori. E per quello tutte le ricostruzioni sono diverse, hanno storie diverse, esiti diversi. Questo è il Friuli, con le sue tre grandi scosse, 6 maggio, 11 settembre e 12 settembre. Ricordo che tra la scossa del 6 maggio e quella dell'11 settembre, moltissime persone avevano già ricostruito, perché non si sopportava la distruzione, avevano già messo mano a molte ricostruzioni. È un terremoto importante perché è anche il primo che, nel dopoguerra, che distrugge un'area industriale. E vediamo il paese, poi c'è stato un grande dibattito con le zone, un dibattito nazionale, cui tra l'altro è fatto anche in questo caso, già nel 1923, il Friulano per un po' i cartelli, diciamo da soli, in questa forma così di indipendenza anche culturale, e effettivamente si rinvocarono moltissimo le mani, c'è stato un grande dibattito. Questa è una ricostruzione molto partecipata, molto tumultuosa, perché erano dibattiti famosissimi. E è interessante anche dire che è l'unica ricostruzione in Italia chiusa con una delibera regionale. Tutte le altre ricostruzioni in Italia sono ancora aperte. Quindi è un enorme capitolone di posti un po' oscuri, andiamo a trascinarci, che non si controllano più nei bilanci dello Stato, lo vedremo quando parleremo dei posti. Ma perché le zone è interessante il dibattito nazionale del tetto soprattutto? Perché si pose il problema di ricostruire come era. Oggi forse è arrivato questo dibattito che c'è in Emilia, molto radicalizzato, molto proprio frontale, tra
chi sostiene che bisogna ricostruire dove era come era, è diventato morto, ma era già stato già un terremoto, e chi dice che bisogna ricostruire dove era ma non come era. È chiaro che il mondo è un mondo, il mondo è una società, vuole il suo futuro, vuole fare il suo futuro. Ecco perché nella ricostruzione si gioca il futuro di una società. Si ricostruiscono solo un attore, ma un'immagine stessa di una società nel futuro. E Benzone espresse col desiderio di, attraverso queste comunità, assemblee di base, eccetera, di essere ricostruita dov'era, com'era. Ed era un punto di una cerca, in particolare è diventato quasi un simbolo il luogo di Benzone, un simbolo anche discusso. Perché? Perché vedete, prima è stata questa è la seconda scossa, l'aveva ridotto veramente malissimo, le molte pietre si erano frantumate, molte pietre invece erano ancora lì, recuperate, grazie al fatto che c'era una fabbriceria dell'uomo molto attiva, riuscirono a riprendere le vecchie carte, i vecchi disegni, un lavoro che non è tutto di anastilosi, ma è di ricostruzione, di reintegrazione, fu fatto l'uomo nelle sue forme precedenti. Ora uno può discutere all'infinito, se è un falso, se è una copia, se che cos'è questa cosa. Di fatto è quello che era voluto diventare. E certamente fa discutere, però vorrei ricordare un altro elemento. Il terremoto del 1915 andarono a terra quasi tutte le grandi abbazie di Italia, le grandi chiese di Indonesia. Furono silenziosamente, per scelte proprio della sovrintendenza di allora, fu scelta la strada della ricostruzione dov'era, com'era, una serie di queste abbazie preziosissime che ha avuto. Oggi noi non vediamo più, non sappiamo, ma andiamo a vedere queste chiese, che stanno nelle montagne, sullo spazio, isolate. Non capiamo più che sono chiese invece ricostruite. Sono ricostruite a volte con gli stessi edifici materiali delle forme precedenti. Quindi questo gioco, diciamo, di ricostruzione, da un lato di demolizione e perdita, oppure di rifacimenti identici, o di rifacimenti in modo diverso di altre cose, sono gli elementi che mescolano proprio le realtà delle ricostruzioni. Ed è un grande tema, io credo, sia urbanistico, sia per la storia dei movimenti. Ci sono momenti in cui non abbiamo quella percezione, insomma, che non sono gli stessi storicamente, ma ci seguono gli stessi per questo immaginare la forma, e si può anche discutere moltissimo, o ricostruiti come in questo senso integrando tutto quello che non c'era. Un grande tema anche culturale, per cui ci sarebbe tanta partecipazione da fare, vediamo adesso in Emilia che sta addirittura creando le guerre, no? Idee su questa cosa non si sa come andrà a finire. Certamente non ci sono i mezzi oggi in Emilia per costruire tutto come era dov'era. C'è anche un grande problema per le chiese, per la proprietà delle chiese. E se una chiesa è usurata fino al 40%, si considera che può essere demolita. E poi c'è un problema enorme che vediamo in Italia, di cui si discute pochissimo, che è ciò che è regolamentato dai patti lateranensi per la proprietà ecclesiastica. Ci sono i beni vincolati, come la chiesa può interagire con le sue scelte, chi deve pagare. È un'opera molto pesante, che adesso che diciamo, la comunità nazionale a pochi mezzi sta diventando cruciale per le decisioni. Ecco perché abbiamo tantissime chiese congelate, chiuse in questo momento, non si sa neanche se si potranno aggiustare quelle lesionate. Bene, vediamo che questi terremoti vanno avanti, in questo lui è doveroso ricordare il terremoto degli Spigli nel 1980, il terremoto del 6-7, il 4. Sono stati classificati 1395 siti, quindi diciamo che il
quadro dell'impatto è di altissima precisione. E che cosa ha fatto questa epidemia? Noi lo sappiamo, quelle dei paesi imprigionati, qui nel vecchio paese completamente, le figlie hanno zona di terremoto. L'ultimo terremoto precedente del 1980 è quello del 1962, le figlie hanno terremoto molto a terremoto frequenti. Genere non supera i 30-40 anni, quindi è una zona ad alto rischio. Quindi la ricostruzione, vanno dire fatta, deve tenere conto anche della sicurezza. E questo è un problema, per esempio, che si dibatte tantissimo oggi per l'acqua. Basta ricostruire dove era, come era, bisogna garantire la sicurezza. Come si realizza la sicurezza che viene popolare? Bisogna seguire delle normative, ma le normative sono anche cambiate parecchio. Quindi è un problema di discussione, è un ambito abbastanza complesso, non è facile fare delle scelte e certamente richiede una conoscenza dei dati. Qui vedete due paesi di Virginia, praticamente dimensionati. Sappiamo che quelle grandi opportunità che sono date in Virginia, perché erano anni in cui denaro pubblico correva, non sono state sfruttate al meglio, sappiamo, usciamo, tanti sono stati successi, tante conversazioni, speculazioni, si inserisce nell'ottica, diciamo, del bene comune, il privilegio individuale, il saccheggio, anche delle risorse pubbliche. Ogni ricostruzione ha queste ombre, quindi se ce ne ricordiamo tutte, grazie, le siamo dimenticati, però la storia conserva queste tracce anche. Delle morti precedenti. Quindi le ricostruzioni, ripeto, come fenomeno che interessa a tutti. E allora dobbiamo anche domandarci da dove stiamo andando, qual è la direzione che sta prendendo questo problema. Vediamo che il costruito di oggi, ci dicono gli esperti, è solo per il 15% a norma antisismica. Ci dicono sempre gli esperti che nei prossimi 20 anni forse raggiungeremo il 18%. Allora vediamo che si profila un enorme equilibrio tra la domanda potenziale di sicurezza e la risposta in prevenzione. Questo è un problema di tutto il paese ed è importante che venga posto come problema del paese. Non ci sono regioni che hanno più o meno. Noi conosciamo le aree sismiche, sappiamo dove verranno i prossimi terremoti, perché le competenze sono diventate più sottili, i dati sono più complessi, si vedono queste cose da più punto di vista scientifici. Sappiamo dove, non sappiamo quando, nessuno lo sa. Perché questo non sapere quando non ci esime da essere subito preoccupati di fare qualche cosa. I terremoti possono avere in qualsiasi momento. E qui è doveroso ricordare anche l'ultimo, ci riguarda tutti, soltanto per i costi, come dire, dato culturale giustificato. Il terremoto dell'Aquila, dell'Aquilano. Vedete che non è un grande terremoto dal punto di vista dell'impatto dei danni come estensione territoriale, ma è un disastro comunque, un disastro sismico che ha colpito una città che era anche in parte svuotata delle sue popolazioni, e vedremo domani il significato di queste cose nelle città. E da ricordare che il terremoto è stato preceduto da 6 mesi di scosse, è stato un grande problema, ma ritorno c'è un processo in corso, quindi io parlo di questo, estremamente delicato. Bisogna conoscere i dati di tutti. Vediamo se adesso noi vediamo di sopra questo, vediamo un attimo questa carta. Da qui manca per modo del cittadino. Quindi vediamo che è un'Italia tutta coinvolta, lo vediamo. Però non basta, come vorrei fare un'altra soluzione. Tutte le
delle intensità centrali in ordine di tempo che siamo dal 1850, vediamo che le remote a partire da intensità 7 centrale hanno questo andamento. E vediamo una cosa interessante. Qui a questo tipo di rappresentazione delle città, delle magnitudini, cioè esatta, non lo vediamo bene da questo, che i terremoti si sviluppano per crisi sismiche, abbiamo detto classiche, piccole. Beh, noi siamo preoccupati adesso, queste sono le magnitudini di questi terremoti. Che cosa ci dice? Che cosa temiamo? Possiamo temere che si riprendano le crisi sismiche, possiamo sperare di andare avanti un secolo così, ovviamente, meno per noi. Ecco la domanda in sospeso che abbiamo, cosa succederà. Però vediamo che queste crisi che ha manifestato la sismicità nel visto dell'Ottocento, che ha queste immagini forti, gruppi, è come sospesa. Sarà questo periodo simile a questo? Beh, lo speriamo di no, perché vuol dire una riattivarsi di tutta l'attività sismica. Vedete che l'ambiente scientifico che dimostra di tempo, ma questa durezza del manifestarsi in questo modo è forse una finestra un po' piccola per capire quanto darsi. Vediamo adesso il terremoto, due cose, ecco, sul terremoto, perché sanno che riprenderemo prima. Anche questo è un caso curioso, che fa pensare, siamo nel 2012. Siamo nel 2012 e la maggior parte, la stragrande maggior parte degli abitanti della pianura, compresi i loro amministratori, i nostri amministratori, erano convinti che la pianura fosse esente da terremoti. Ora è chiaro che c'è una frattura spaventosa, ma quello che sa è quello che arriva alle persone. E questo nonostante il fatto che sembra che si stia tanto da fare, ci sono moltissimi milioni appesi alla voce formazione, da molti anni, però tutte le volte che viene un terremoto e noi siamo lì, la gente ci dice, noi non lo sapevamo. Allora qualcosa non funziona, chiaramente. Che cos'è che non funziona? È l'informazione, quella che stiamo facendo oggi, che deve recepire, no? I residenti del territorio, gli abitanti. Ma perché questa pianura era considerata non sismica, ma persino dagli amministratori, ordinari? Perché il pericolo dell'acqua ha sempre dominato delle alluvioni, ha sempre dominato storicamente la cultura di fuga. Invece, sotto la pianura, se noi potessimo vedere sotto, c'è praticamente una valle a Bernino. Perché sono messo sotto questi strati milionari che hanno depositato i fiumi, no? In tanto tempo c'è una catena sotto che si muove con l'Appennino, no? Cioè questo sistema dinamico dovuto a questa spinta della l'acqua africana,
comprende anche la Sicilia, verso nord-est c'era un comitato anche quasi una produzione, e la pianura padana, diversamente dal resto dell'Italia, ha i suoi. Ecco, vediamo infatti questo è un ultimo terremoto orientato, diciamo, sulla queste sette istituzioni, ma di migliaia di dati ci sono stati questi 40 anni, sono dati molto importanti per capire che c'è sotto, e adesso sono un po' sottacuta per le quindi vediamo che questo terremoto. Qui abbiamo tutta la sbarata degli epicentri, questa è la prima scossa, questa è la seconda, vediamo che quegli epicentri ci sono un pochino spostati fino ad arrivare qua e qua e avvicinarsi moltissimo a Ferrara, la terra, dove sono ricordate, diede un andare in giugno. Fatto, cioè un pezzo di farro su cui sta Ferrara, un pezzo scusate di farro, un pezzo di Appennino secondo su cui sta Ferrara, potesse essere messo in movimento da questo evento. Ora questo è vero, però non sappiamo quando, può essere oggi, può essere tra 100 anni, un mezzo. Questo è il problema dei terremoti. Questo allarme, come sappiamo, può trasformarsi in vero allarme. Infatti, quando i sindaci diedero questa informazione alla Commissione dei Grandi Rischi, tutti dissero: beh, ma cosa dobbiamo fare? Ovviamente non si poteva occupare una parte del paese tempo determinato. L'idea era quella di la possibilità di andare a controllare la vulnerabilità degli edifici, quali erano gli edifici più esposti, più a rischio. Questo terremoto è stato che non solo, ripeto, gli amministratori residenti non avevano un pari di tempo se non una sismica, ritenevano che fosse soltanto il periodo dell'acqua, ma negavano anche che in passato ci fossero stati dei terremoti, proprio da una radio spaventosa, diciamo, molto personale. Ed è un terremoto importante. Perché non sapevano cose? È successo questo? Poche parole in anni recenti, è interessante di sapere. Quando nel 2003 furono il governo italiano, dopo San Giuliano di Puglia, ricordate il terremoto del 2002, che ci tornare la scuola con i 29 bambini e la maestra, che scosse moltissimo la Repubblica, no? Ci furono anche altri danni, ma la scuola diviene quasi un'icona. Il governo si affrontò e nel giro di un anno fece subito le normative per tutto il territorio nazionale e l'Emilia Romagna, che prima era classificata solo in due categorie, cioè le cose più gravi e meno gravi, entrò in una terza categoria. Le categorie delle nuove normative erano quattro, quindi l'Emilia Romagna è una fascia di comuni, appunto quello della pianura, Venese e Ferranese, entrarono in terza categoria. Però il governo disse: regioni, se voi non siete d'accordo, avete facoltà, sono delle regionali, avete la facoltà di cambiare le cose, se volete fare degli studi ulteriori oppure di accettarle. E che voleva pensarci. E non tutto sembrava giusto, voleva pensarci, e ci ha pensato 7 anni. E poi nel 2015 ha deciso di accettare quella classificazione, cioè tutti quei comuni che erano classificati in terza categoria. Ma nessuno, neanche nel 2010, è andato a dire che categoria 3. Quindi è stato perso tanto tempo. Ecco perché la gente non aveva l'idea. È stata fatta informazione, c'è stata una sottovalutazione molto forte del rischio, ed ecco perché anche noi ci siamo ritrovati con questi capannoni industriali costruiti solo per
senza la minima indicazione del fare forza per respingere un altro, no? No, non si considerava assolutamente zona sicura. Il disastro è stato enorme dal punto di vista industriale, i danni sono stati altissimi, la regione stima in 10 miliardi di danni complessivi, la ricostruzione è molto lenta, non si parla di la regione industriale, qui c'era l'industria, l'industria di artisti. Peso, questi altri tecnologie, eccetera, un peso enorme, pare che fosse circa 1% del PIL prodotto soltanto in questa zona industriale, quindi culturale, questi sterocchi che stavano lì, macerie, delle pareti intere squarciate, anche da stati molto incauti. Questo per esempio è il modo di attaccare fensiline all'interno di sale per aumentare lo spazio, per attaccare delle porte accettanti, sospesi con delle travetti d'acciaio che penetrano direttamente le pareti delle vecchie, le pareti portanti di mattoni. Questo è il caso della roba che si squarcia una parete proprio per questo. Auto, restauro di pochi anni precedenti, quindi le ragioni per cui crollano questi edifici sono molteplici, oltre ovviamente alla loro costa, il problema che anche si fa scarsa di attenzione, ma soprattutto perché non si pensa minimamente che non potesse essere questa scena è molto interessante, cioè, questi fenomeni di liquefazione che hanno colpito la fantasia anche delle persone, il sentimento di chi abitava lì, i campi che sono diventati coltivabili, le case, molte case sono proprietarie di questi stati, di questi fenomeni di liquefazione, ma è fortissima, quindi il movimento si è sviluppato ai suoli, ai terreni della parte più alta, trasformando i terreni regionali, trasformando questo mondo. Sono molto impressionanti, devo dire, da vedere, ed è dovuto da riprendere tutto questo, diciamo, territorio che si è trasformato in qualcosa, ha spaesato i residenti stessi, che però si è piuttosto che lo stanno facendo, anche da solo. Ed ecco che qualche riflessione va fatta, perché la nostra cultura sembra spesso travolta dall'incapacità di prevedere. La previsione, possedere il futuro, sembra la chiave di volta, ma prevedere cosa? Chi vuole prevedere un evento, non vuole sapere quando, dove, come è il prossimo terremoto, ma se non sai allora non vale niente. No, invece noi siamo in grado di prevedere i fatti del disastro, perché conosciamo quei passaggi, perché sappiamo dove sono le aree sismiche, noi possiamo montare le scene attuali, le teorie, non sono pensamenti abitati, pensamenti costruiti, a volte costruiti male, peggio che in passato. Cioè, ecco che quando viene quindi un disastro comincia questo rovello, no? Ah, si poteva fare, perché non è stato fatto, abbiamo sottovalutato, che è vero. E quindi la riflessione va fatta prima che succeda un disastro, ma siccome nessuno sa dove e quando, dove cominciamo a immaginare, non il prossimo esattamente, ci sono tante aree diciamo, disponibili proprio per i terremoti, né sappiamo quando. Siamo come paralizzati, siamo in un elemento loro si ferma. Invece è il tempo che ci viene concesso proprio per la risposta. E quindi da un certo punto di vista possiamo vedere, se noi consideriamo questi disastri sismici come impatti di istituzioni e ricostruzioni, vediamo che in
inducono dei cambiamenti più stabili, cioè sempre cambiato, no? Accadono sempre. Però i terremoti, creano un salto, si cambia in un altro modo. E l'Italia, abbiamo visto dalla discussione della costruzione del mondo, quindi è un paese che non si vede a scatti. Il disastro sismico spinge il cambiamento. È un più grande fattore di quindi noi non dobbiamo vedere solo l'elemento negativo del disastro. L'altro avviene perché non sappiamo dare risposte. E ci spinge però a cambiare. Perché? Perché non ci sono più punti di riferimento, tutto cambia. Chi sopravvive deve cambiare, deve adattarsi e deve ricostruire. Ecco una grande dinamica che, diciamo, la storia tradizionale, diciamo, la storia tedesca, la storia tradizionale dei manuali non tiene conto. Ed è una dinamica molto intensa per il nostro paese. Poi vediamo che abbiamo un disastro sismico, ripeto, ogni 4-5 anni. Abbiamo sempre posizioni aperte. Che ci portiamo dietro, faticoso perché lo paghiamo, non sappiamo neanche come lo paghiamo, nelle accise, nei colli, in tasse, in tante cose. Questo bubicolone non è impanato, non è un peso, non si può fare. Quindi noi siamo un paese che procede per salti in modo molto più diffuso e intenso che fatto con noi. Quindi è un cambiamento particolare che molti di paesi hanno, tanti terremoti, tanti disastri. Non dobbiamo essere più pronti, non lo siamo. E vediamo come altre situazioni in questo parte del discorso. Beh, i terremoti, io credo che siano terremoti, non sono terremoti per caso, nel senso che hanno le loro logiche, dinamiche che vengono in tutti anni, e motivazioni antropiche, patrimoni di visti deboli, non attenzione a questa interazione. E quindi vediamo che le ricostruzioni e gli abbandoni creano una storia economica, sociale, anche culturale, molto forte, ignorata, non esiste lo stesso. Che è una base, a mio avviso, di identità storica nostra, in particolare, che non ha tanto bene. Su cui bisognerebbe essere anche conoscerla e interpretarla. Perché questo? Noi abbiamo, non siamo un paese dove si discute nei quartieri, non abbiamo cose, no? Negli Stati Uniti, in altri paesi, nel quartiere di costruzione, no? Palazzoni che cadono giù con le dinamiche, no, noi tendiamo a tenerci tutto perché abbiamo un'altra cultura, una storia, degli altri valori esposti. Il 65% di tutto il costruito in Italia è considerato edilizia storica, è una percentuale altissima, e essendo edilizia storica ha una vulnerabilità in aumento. I vincoli costruttivi delle norme riguardano ovviamente solo l'edilizia recente, quella che si sta costruendo. E ormai si costruisce pochissimo in realtà per giorni, no? E in più anche i vincoli cambiano. E noi vediamo che ci sono dei cambiamenti del vincolo, vedremo più dopo. E quindi c'è un problema aperto, ecco che ritorna anche l'idea del ben costruire al di là del vincolo. Secondo le regole. E c'è un altro problema che è solo in Italia, difficile da fare capire a volte da italiani che non vive questa grande verità storica, cioè che la conservazione delle città e dei centri storici proprio direi la tutela è una sfida. È una sfida generazionale, generazione che cade in mezzo, deve scegliere da fare, conservare cosa, conservare come,
ricostruire come, per chi. Ora, per esempio, uno dei grandi problemi che si parla nel momento per le chiese è, per esempio, ma perché dobbiamo spendere tanto per le chiese quando si è ristretto moltissimo l'uso delle chiese. Ci sono problemi anche importanti, perché noi le vediamo le chiese come identità storica, però poi saranno vuote. Interi paesi si stanno depopolando perché l'economia va avanti, o cerca la professione altrove. Quindi i terremoti impattano in un modo molto forte, bisogna essere molto consapevoli, è una storia interessantissima, piena di insegnamenti, di riflessioni, che credo dovrebbe essere patrimonio. Grazie per questa parte. Vuole mandare la memoria questo negli atti ufficiali.
sotto un piccolo disegno, anche questo ufficiale, che riguarda un importante terremoto di Bologna, mantenuto proprio nella vecchia sede del comune. Quindi c'è una ufficialità della memoria per lasciare i posti di patrimonio. Sono degli scenari. Allora, questa idea di scenari che è molto interessante, la vorrei dipanare un po' con voi prima di arrivare al campo tecnico sismologico. Scenario è qualcosa che viene raffigurato per dare, è una, in un certo senso, una ricostruzione di senso di qualcosa che è avvenuto. Scenario è anche, può essere anche una fantasia storica, di questo è una forma rappresentata addirittura quasi contemporanea della fine del 400. Dato in particolare, tante pari d'altare che abbiamo in Italia, con i santi protettori, che indicano che la mano indica uno scenario per una città che sta crollando. E colpo del momento di nato del corpo, perché si imprima in modo più forte nella vita. Questa parola si trova cieca. Paese della città con il terremoto del 2012. Questa palla d'altare nessuno ce l'ha mai fatto caso. Eppure era lì per ricordare una sorta di messaggio nella bottiglia che diremo, no? Ma vedete un'altra palla d'altare interessante, anche questo è uno scenario di disperazione, vedono poco i danni, però il santo indica qualche cosa da ricordare. Che cosa deve ricordare la città? La sua storia sismica, come diremo oggi. Oggi lo sappiamo, l'abbiamo ricostruita. E vediamo, dato una cosa interessante, che ha tantissimi luoghi, dal 1000 fino al 1700, pochissimi dati, e poi si finisce. Ecco, da ricordare sempre i dati in difetto. Usciamo, non sono sufficienti. Ancora scenario, un'altra piccola città della pianura, 1624, un terremoto forte, ottavo primo grado, terreni regionali, quindi un disastro di casi di prova, succede tutto. Vediamo una scena dipinta da un contemporaneo e cosa vediamo anche? Un'interpretazione di queste reti. Tanta rassegnazione. Non si fa una reazione a questo. La gente si rassegna, prega, spera. È un altro scenario. Questo scenario rappresenta la città di Muro Lucano, colpita da un terremoto del 1694, però rappresentata oltre 50 anni dopo. Interessante perché vedete le rovine. Ancora dentro lo scenario urbano ci sono le rovine di quel terremoto di 50 anni prima. Ora questo non solo perché c'è una supportazione delle rovine della grande cultura mediterranea, di convivenza, ma anche perché servivano, venivano utilizzate per autocostruite, quindi perché devo dire? Si chiede che si usa come cava, questo è un gioco antichissimo, ed è interessante perché queste rovine dentro questa strutturale dà una sorta di immobilità, no? Di staticità. Bene, questi sono scenari che ci hanno lasciato nei contemporanei, non sono i nostri scenari sismici ricostruiti, che vedremo grande interesse però oggi nel futuro. E quindi vediamo adesso, abbiamo visto i terremoti, sono questi eventi che partono con tanta forza, adesso mi piace fissare sul mare, come si dice, sulle città. Sulle città e le città anche in aree economiche rilevanti, quindi ci stiamo spostando da tanti paesi, quindi dell'Appennino, consideriamo molto marginali, a dei centri. E allora questo discorso su terremoto città non era ancora stato fatto, noi l'abbiamo pubblicato in questo libro recente di Italia dei disastri, perché
terremoto delle mine siamo stati e siamo andati a vedere le città che hanno più di 30.000 abitanti, perché l'Italia è una dimensione di piccola città, e le abbiamo messe in relazione con gli effetti sismici subiti dall'ottavo grado undicesimo, quindi da livelli di danni piuttosto elevati, l'ottavo e l'altro. Vediamo che ci sono 42 città e la cosa interessante che veniva fuori è che c'è una sorta di catena di distruzione e ricostruzione dimenticata. Adesso vi faccio vedere da vicino questa città, e vedete da nord a sud, ci siamo detti tutti, vediamo che ci sono città che hanno avuto magari una volta sola, come Brescia o come Verona. Verona 1117, ah, come lontano, non esiste il terremoto. Noi dobbiamo ricordarci che siamo dentro al presente della geologia. Il terremoto 1117 è vicinissimo in realtà. E forse anche ci minaccia da vicino, proprio perché è successo già tanto tempo. Vediamo Ferrara, Reggio Emilia, Bologna, Forlì, e vediamo un caso interessante, Rimini, una delle zone più turistiche. Forse la più industriale del turismo, la più importante, con ben 4 distruzioni sismiche. Dopo di 3 che significava una città di un suo capoluogo, una città di Castello, di Livigno, che ho visto qui di Sani, che indicava di ricordarsi, Spoleto, e 4 distruzioni sismiche. Ma vogliamo vedere anche la parte meridionale, il centro meridionale, e certo, qui si infittisce, tra l'altro è un'altra parte delle aree, la Sicilia orientale. Guardate anche l'Aquila. L'Aquila in realtà sta preparando la sua sesta ricostruzione. E vedete Rieti, vedete Viterbo, vedete Benevento, con 3 ricostruzioni. In Veneto sono le distruzioni di nono grado, 9 e 10. A Bellino, Potenza, 5 costruzioni, e poi ecco la Calabria, Cosenza, 4, 2 gravissime, Crotone, abbiamo Catanzaro, Catanzaro a 5, Vibo Valencia 2, ecco, Valencia 1, 5, Catania. Ecco che è venuto fuori una memoria smarrita delle città che oggi vanno dai 30.000 abitanti, ripeto, al milione di Napoli. Città che da evacuare sarebbe una tragedia, ovviamente. Città che non hanno piani, molte, la maggior parte non hanno piani di evacuazione. Ma Bologna stessa non hanno, non si sa se succedesse qualcosa, dove bisogna andare, non ci sono gli altri, non c'è niente, i cittadini non sanno niente. Questi piani di evacuazione sono molto sapere, perché mi dicevano, diceva il presidente dell'Ordine Nazionale di Ingegneri, ingegnere Zambrano, a Napoli c'è stata la presentazione di questo libro dell'Italia dei disastri, c'è stato un bellissimo dibattito anche con l'assessore regionale della Commissione di Salvazione Civile, Edoardo Cosenza, che è l'ex presidente di ingegneria, i risultati di queste cose. Ci dicevano che i piani di evacuazione a volte sono fatti, magari sono 500 pagine. Quello si può dare un cittadino che ha questo di 500 pagine. Allora sì, perché si dava l'anima, perché io l'ho fatto. Però manca, che cosa manca? Proprio questo volano di informazione alle persone. Chiaro, il cittadino ha bisogno di vedere quasi niente, se no non legge neanche. Ecco che c'è una cultura quindi dell'amministrare, nel senso burocratico, io il piano ce l'ho, sì. E la indifferenza per la informazione alla popolazione. Questo è un grosso problema per le città, hanno molti abitanti. E vorrei farvi vedere alcuni casi, spero che questo si veda un'Italia diversa, un'Italia che deve. Il caso di Rimini, questo è l'altro del periodo di Augusto, che è proprio è il segno, diciamo, del
è un'icona della città, della sua attività. E noi vediamo che cosa, se mettiamo assieme i dati di Rimini, tutti i terremoti si arrivano lungo, cioè si vede che stanno in mare, perché le aree ricostruite dal punto di vista degli effetti hanno questa forma particolare. Infatti ci sono delle sorgenti in mare che si attivano. Vediamo che ha una storia particolare, vediamo che ha un terremoto del 1908, di cui si sa quasi niente, soprattutto su Rimini. Sono periodi tremendi questi per la pianura. La prima metà del 300 è un periodo di vissosità e di pericolosità straordinaria. Anche accadevano i terremoti, raramente venivano descritti. Poi parte dal 1672 una sequenza di terremoti, praticamente una a secolo, 1672, 1786, 1875, 1916. Chiaro che molti riminesi l'hanno usato sulla sedia, proprio detto questo grafico, perché cosa si teme? Che ci sia l'innesco di qualche cosa in questa zona. È una città molto coraggiosa, perché era già una città turistica importante quando era ancora sotto lo stato della Chiesa, sfidando anche un po' la, diciamo così, la cultura diffusa della Italia, e ha sempre puntato sulla sua capacità di rifarsi, di ricostruire, di progettare. Quindi è una città orgogliosa di questo passato. È interessante perché ci sono, per esempio, molti pensano che questa sia un'immagine, un ricordo del terremoto del 1308. Interessante perché questo affresco, bellissimo di scuola riminese, è venuto alla luce proprio per il terremoto del 1916, con lo stupimento delle pareti di questa chiesa di Sant'Agostino che lo contiene, è sbucato fuori l'affresco che rappresentava il terremoto. Un gioco di specchi molto curioso che fece anche molto riflettere a quel tempo. Il terremoto del 1672 è l'unica immagine fotografica, sono comunque molto documentato dal 1600 il terremoto di Rimini, è una ricchezza straordinaria, che ve lo racconto in breve perché è un caso interessante. Rimini, quando è danneggiato dal terremoto del 25 dicembre 1786, il giorno di Natale, sulla carta simbolica, e subito partirono, che era una città dello stato della Chiesa, il Papa ordina subito delle perizie, ma le ordina anche il legato pontificio per il principe Colonna, che stava via Rimini, e ordina anche lui delle perizie in casa per casa. E abbiamo un caso fantastico per gli storici, cioè due perizie, ovviamente due personaggi importanti, nessuno recente dalla decisione, due perizie che partono in parallelo sugli stessi oggetti. È un caso unico, bellissimo, che ci ha consentito di paragonare le decisioni dei danni e di farci un'idea molto precisa di questi fatti, sia sulla città che su tutti i paesi e anche nel circondario. È un caso storico meraviglioso. Ma chi erano i periti? Beh, il perito del Papa era niente meno che Giuseppe Maradier, giovane molto intraprendente, brillante, intelligentissimo e audace, si diceva allora, pupillo già del Papa, e era l'altro, per il legato pontificio, era un personaggio molto prestigioso, Camillo Morigia, che era un ingegnere idraulico, ma anche un costruttore, quindi persone molto preparate. E arrivano alla stessa conclusione. Perché ci sono tanti danni? E ne dividono due le ragioni. Danni mal riparati dal terremoto del 1672. E poi la debolezza e la fragilità della giustizia. Cioè, il diverso orgoglio che dovevano avere questi due competenti notano le stesse cose. Quindi ecco la ricostruzione affrettata e mal impiantata, i danni dicono le lesioni, i viti di gesso nel 1672, e poi ridotto all'apparenza, cioè appunto una casa, però le lesioni ci sono, gli edifici poi crollano, e via via. Quindi c'è una sorta di diagnosi
cominciano a fare gli ingegneri, i conduttori, sulla motivazione dei danni. Ed è interessante perché poi si ripete che c'è un terremoto un secolo dopo, nel 1875, ci sono molti danni, ma i danni sono guardati di un tipo rilevante, ci sono crolli, quindi abbiamo le foto solo per alcuni beni culturali, le chiese, queste lesioni profonde, vedete, delle cupole, che sono ricorrenti, le abside che si lacerano. Vediamo, ecco, il distacco delle pareti del facciate, una grande lesione che c'è l'incidenza di crollo, viene puntellato, si cerca di fermarlo. Quindi c'è un quadro di danni sostanzioso. Cosa succede? Questo è un miliggiato, e addirittura per Rimini è stato possibile fare una specie di mappa della città, un giro turistico per rivedere e ripensare gli effetti sismici di cui ci sono informazioni molto precise nei vari momenti. Questa è un po' una provocazione dal punto di vista informativo, però molto incuriosente, direi, sia i giovani che i residenti, perché si sono in un certo modo riappropriati di questi elementi presenti. Ma possiamo fare anche altri casi, la città che non ha assolutamente un immaginario sismico è Bologna, benché la pianura sia piena, vediamo, di danni, di epicentri, e anche qui si dimentica molto facilmente. Questo è il quadretto intero del 1504-5, vi ho fatto prima vedere questo particolare della disperazione della persona, e qui vedete sempre i baraccamenti, cioè perdita della civiltà delle case. È un terremoto che si sente, tutti i terremoti del pianura parlano fortemente. Uso questa immagine perché è presa proprio dal catalogo Parlamento dei terremoti italiani, non dal catalogo dei forti terremoti italiani che fanno elaborazione, perché queste sono le mappe che arrivano poi all'ingegnere, agli operatori, a chi le vuole consultare. Gli studi, vedete, sono presi proprio dal CFU. Ma che cosa è successo in questa città? Si potrebbe dire, ecco, qui c'era una volta una meravigliosa città, e dopo Roma era la più importante città dello Stato. E vedremo, per poter localizzare l'orario su questa cartografia, abbiamo individuato le aree che non erano costruite, fino a identificare gli edifici danneggiati, crollati, e soprattutto l'area della città che ha avuto la risposta peggiore, anche perché nel 1500 non avevamo le perizie di igiene civile, che era molto più fragile l'aspetto descrittivo, però ci dicono che quest'area è sulle onde di Bologna. Passa a Bologna, passa anche una linea di subsidenza, sapete che Bologna ha la subsidenza più veloce al mondo dopo Città del Messico, vuol dire che ci sono due piani che scorrono in modo diverso, uno si abbassa rispetto all'altro, e quindi anche i danni sismici ovviamente hanno una risposta particolare. Un altro terremoto, una crisi lunghissima, 1779-80, su cui si sente Luigi Galvani, la città era prostrata, le scosse continuavano per mesi. E questo continuare per mesi induce uno stato di panico. Abbiamo quasi tutti i terremoti storici, quando durano molto, fanno crollare l'economia locale, anche se i danni non sono peggiori. Una sequenza sismica lunghissima. E che cos'è interessante? Vedere che proprio dopo questo terremoto, il famoso santuario di San Luca, un altro incontro della città, si cede a una risposta, si aprono delle lezioni, in questo senso si apre e discutono tanto come poter recuperare questo santuario che sta aprendosi, fino a quando dopo il terremoto piccolo del 1882 viene ideata una cerchiatura, vedete, di ferro con degli incastri, viene fuso a Brescia con delle
posto particolare, è alto 10 cm, questo modulo è lungo 45, quindi sono dei moduli incastrati che formano queste enormi cerchioni di ferro. Perché lo dico? Perché tutti avevano perso memoria di questo intervento straordinario, che era stato intonacato, era sparito, e se ne sono accorti facendo un restauro appunto di oggi, e un grande stupore degli architetti, cioè, non è anche la ragione di questa grande cerchione. Ovviamente ci sono degli altri terremoti, tipo di Salto, vengono le conclusioni di Bologna, interessante. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo tutti i dati sismici, ecco questa possibilità che era la storica di schiacciare il tempo, usare il contemporaneo, vedere tutto, rimontato, vedete sulle quadrature che abbiamo fatto della città per stimare in modo più statistico la distribuzione dei dati, e questa è la risposta sismica di Bologna ai terremoti, quindi le case, gli edifici, i momenti che stanno qui, se verrà un terremoto saranno quelli che risponderanno in modo peggiore. Beh, noi possiamo chiederci, ma e le torri, come mai sono cadute queste torri, la torre Asinelli in particolare, che ha ormai 1000 anni, è una macchina che lavora, diciamo, che ha un'inclinazione, adesso questo modello lo accentua, lavora particolarmente su un lato perché ha un'inclinazione di alcuni gradi. Sono stati studiati i modelli di risposta di questa torre, con l'eurocodice crolla, però non è crollata, e quindi ovviamente c'è una tenuta dei materiali, la forma stessa così allungata della torre, il terremoto del 1595 crollò solo un torrecino che reggeva. Beh, da non passare ovviamente via di sole durante il terremoto, perché non si sa cosa possa succedere, e devo dire che i bolognesi sono molto spiritosi e col terremoto del 1929 mandarono in giro delle cartoline con saluti sismici dove si vede una torre fatta a serpentina. Questo è un po' lo spirito emiliano che scherza su queste cose. Non sono invece elementi su cui scherzare, anche se non sembrava. Caso Firenze, un'altra città d'arte, mito del turismo mondiale, vediamo che ha i suoi terremoti, ha una sismicità circa come quella di Bologna, medio bassa, però il settimo grado oggi a Firenze sarebbe devastante. Vediamo i suoi monumenti colpiti con il terremoto del 1895, su cui furono studiate in modo precisissimo le lesioni, gli effetti, cappelle per cappelle, armi per armi, si staccavano le catene, quindi si può benissimo fare un esame, questa è una diagnosi, diciamo un'osservazione, scusate, una diagnosi che fece l'ingegnere Bassani, che fu molto attento a tutti i momenti, allora addirittura per la Chiesa di Santo Spirito disegnò anche tutte le lesioni che si erano. Bene, noi possiamo affrontare ancora qualche caso, un po'. Questi scenari sismici sono urbani, ci dicono molte cose. Cosa ci dicono? Vediamo un caso di Palermo. Ci dicono intanto che noi dobbiamo tener conto dello sviluppo della città, vedete, nei vari periodi, perché oggi le nostre città rappresentano un'area abitata molto più grande di quella che storicamente possiamo osservare quando sono colpite dai terremoti precedenti. Noi dobbiamo sempre tenere conto che sono tessuti urbani molto più grandi. E qui ve li faccio scorrere, perché sono immagini interessanti, lavori che sono già stati pubblicati. Questa è la risposta urbana di Palermo al terremoto del 1726. E questo è solo il centro storico, dobbiamo immaginare che non era abitato il resto della città. Questa è un'immagine ancora di questo terremoto. Vediamo il 1823, un terremoto molto più forte, un altro scenario urbano. 1940, un altro scenario urbano, che ci furono addirittura le perizie casa per casa del Real Corpo del Pompieri. Un terremoto interessante perché 3 anni dopo ci furono i bombardamenti.
e questo terremoto sparì, nel senso che sparì i danni subiti e rientrava poi in danni di guerra. È un terremoto che lesionò moltissimo il patrimonio edilizio, causò dei crolli, è stato studiato proprio per capire la risposta della città complessivamente di tutte le parti contabili. Qual è il significato finale? Ecco come risponde Palermo, se noi mettiamo assieme tutte le risposte sismiche, questi tre scenari sismici, vediamo che c'è un'area della città ad alta esposizione sismica, ad alto rischio. Perché questo? Non solo perché diceva l'iniziativa, perché Palermo c'è anche in altri punti, ma perché sotto ci sono due corsi d'acqua interrati che hanno creato con i loro strati alluvionali, con la loro geologia particolare, hanno creato poi le risposte particolari di Palermo, hanno enfatizzato la risposta sismica. Allora, se uno volesse costruire, riparare, restaurare qualcosa oggi di Palermo, potrebbe agire su queste parti che manifestano una maggiore enfasi nella risposta sismica. Ecco cosa serve. I disastri, gli scenari sismici urbani, a capire la risposta attuale, a poterla prevenire, nel senso che si possono consolidare gli edifici di massima risposta. Ora io vorrei sapere se continuo fino alle 7 o mi interrompo prima. No, non sono stanco. No, se siete stati vedo molte persone. La finale sempre. Allora, visto che dobbiamo scendere un po' nel nostro migliore sud, c'è un caso di estremo interesse internazionale, sono stati fatti lavori internazionali, su Catania, perché rappresenta, diciamo, del multi-hazard, cioè diversi aspetti di rischio, varie emozioni, varie terremoti, vediamo velocemente cosa consiste. Catania è una città straordinaria, che ha rendite molto impressionanti, ma qui voglio farvi notare i cambiamenti, che è uno degli assi, diciamo, di riflessione di questo incontro, è capire i cambiamenti che inducono i disastri. Catania era una città prima della grande eruzione del 1669 dell'Etna, era una città che si sviluppava in senso est-ovest, vedete da questa grande. Poi ha avuto questa grande eruzione, estremamente importante, che si intreccia con gli altri terremoti. Questo è un bellissimo disegno, la realtà. Il primo disegno noto dell'Etna in eruzione, 1669, molto interessante, ma ancora di più vediamo le immagini dei contemporanei, hanno voluto lasciare anche la memoria dei posteri, ed è il grande affresco della sacrestia della cattedrale dove si vedono le lave che sono entrate nella città, e hanno cambiato. Hanno cambiato il territorio, ma vediamo che Catania comincia a costruirsi quando 25 anni dopo succede un terremoto importantissimo. Ci sono, anche questo è un cluster, perché sono due scosse, due terremoti in due giorni praticamente, ognuno con la sua sequenza di scosse. Che succede? Catania è colpita, questo in particolare grande mappa tedesco. Anche qui la città lo si vuole rappresentare nel momento dinamico. Questo è il grande problema della cattedrale di Colonna. Catania è l'undicesimo grado, è una città consuetamente, ma di questo terremoto parte enorme di tutta la Sicilia orientale, e ha una sua icona che va a vista di questa costruzione.
Questa è la rappresentazione dei sentimenti del contemporaneo. Cosa ci dice questa icona, questa ricostruzione di senso? Ci dice che quel disastro era sentito come un destino ineluttabile, no? Il fato che entra nella vita delle persone. Infatti c'è un contesto antico, viene collocato in un contesto antico, e è una tragedia antica, c'è una specie di epos, no? Che emana, la natura è più forte dell'uomo. Questo era il sentimento che aveva travolto la, diciamo, la cultura contemporanea, ma era solo una parte. Poi si spinse moltissimo sulla questione, diciamo, questa un'icona legata ai sentimenti individuali, alle relazioni interrotte, al senso di panico per tutto ciò che si perde. E quel grande terremoto diede quel luogo adesso infinite difficoltà e sofferenze della popolazione locale, chiamiamoci al gramma, la grande stagione del barocco siciliano. Una stagione straordinaria, una ricostruzione troppo rapida, piuttosto fragile, che non è stata collaudata da grandi terremoti, ma da eventi piccoli. Ma ecco che vi richiamo ancora Catania, i suoi cambiamenti. Catania quindi aveva una direzione, vedete, uno sviluppo est-ovest. Dopo l'eruzione, dopo il terremoto del 693, si sviluppa in senso sud-nord, della centrale di Etnea, e quindi diventa un motivo straordinario di cambiamento urbano, con un'attività edilizia imprenditoriale che segna generazioni, ovviamente, tedeschi, con problemi tedeschi per le macerie, vediamo di Catania attraverso le stratigrafie archeologiche di archeologia urbana che sono state fatte a Catania. Abbiamo visto che moltissime chiese importanti hanno 4-5 metri di macerie sotto. Una chiesa addirittura ne ha 6, e questo può incidere molto nel livello delle risposte. Questo delle macerie è un grande fenomeno che riguarda le costruzioni, e oggi facciamo un po' le spese. Perché... dove mettete le macerie? Questa è una domanda che ci siamo posti, abbiamo cercato delle risposte che ci hanno indicato addirittura della fotografia che contiene questi edifici. A volte venivano venute sotto gli edifici, a volte venivano trasportate in punti particolari della città. Per esempio all'Aquila furono trasportate dentro questo grande fossato e messe in terreno. Come col tempo ci si dimentica, fu ricoperto e tutta l'area è diventata un quartiere. Diventa territorio per l'edilizia, per l'espansione urbana, pessima risposta ovviamente, e quindi vediamo come questa catena, che sembra quasi interrotta, di distruzioni e ricostruzioni, come le ricostruzioni pesino nelle distruzioni successive. Ecco, è questo modo di vedere questa storia sismica, non in modo occasionale, non fermandoci a dei singoli eventi. Spesso si ricorda qua anche il terremoto, non so, per l'altro si è ricordato sempre il 1703. Abbiamo visto invece che questa è la sesta crisi dell'altro. Per Catania, per esempio, il grande evento della zona di 1669, che è quasi dimenticato. Ci sono tanti messi che sono uno scenario di lungo periodo ci può restituire. Ora, questa, vi voglio fare vedere i danni a Catania quando fu questo, un terremoto che ha diverse rappresentazioni, questo è quello ufficiale per l'altro parametrico. Vediamo che c'è un altro terremoto più piccolo, che in un certo senso connaude un po' con la ricostruzione, quello del 1218, che è un terremoto interessante, basso, però che fa tanti danni, quanti danni sono estesi. Ed è curioso, e con questo ancora 5 minuti vi lascio, con questo terremoto si apre il primo processo che ha
noi sia noto a degli ingegneri e a degli amici. Qual era la cosa? L'edificio dell'università è stato molto danneggiato e fa una causa, infatti noi abbiamo consultato, sono tantissimi 40 fattori, cioè sono una causa, perché sostiene che è stato un edificio costruito male, degli errori strutturali, per cui abbiamo pubblicato e fa causa proprio alla luce. È molto interessante. Che cosa, che danni aveva avuto lesioni, avevano crollato i muri interni, danni a condizioni, non era crollato l'edificio, ma si era scommesso in questo terremoto. Perché nel 1818 era praticamente un edificio quasi nuovo. E quindi ecco che i difetti costruttivi resistenti diventano una ragione di causa. Hanno causa e la vincono e vengono fatti dei restauri particolari. Che come intervengono? Qual era l'idea di miglioramento sismico? Questo è interessante. È intanto la riduzione delle luci, cioè rimpiccioliscono tutte le aperture, e sia delle finestre del primo piano che anche delle botteghe che erano sotto. E spessiscono il muro della facciata. Il Tore, per esempio, questo qua diede origine a quella balconata. E oggi riparano i muri lesionati con delle catene e una serie di grani per costruire. Insomma, è curioso che possiamo vedere questa storia degli edifici da angoli di vista completamente diversi. La storia ci consente di andare dentro, perché i documenti ci sono, e vedere queste straordinarie connessioni tra gli impatti sismici e l'edificato che ancora vediamo oggi. Ho ancora 5 minuti, abbiamo finito, perché voglio chiudere con un caso che è una svolta culturale. E lasciatemi fare, come fanno proprio degli storici, fare scorribando ogni tanto all'indietro e in avanti per capire meglio, per esplorare meglio. Ferrara, perché è un caso interessante. Ciao, terremoto nel 1560, andiamo indietro, fine del Trecento, periodo straordinario, la corte tra le più importanti d'Europa, avviene questo terremoto, famoso subito in tutta Europa, dei disegni di fantasia. Questo terremoto di Firenze, con il nome di questa Ferrata. Lì a Ferrata c'è stato un cartografo svizzero, interessante perché i militari dovevano saper disegnare, e disegna, ma a casa parla, insomma, di cartolina che fa lui, infatti questo disegno si trova a Zurigo, dei danni avuti dalla città, una parte della città dove lui aveva la sua residenza militare. Vediamo che quindi è una città profondamente, veramente colpita, ma lo sappiamo da documentazioni straordinarie che sono scritte. E vediamo una cosa interessante, che parte subito la ricerca del colpevole. Ma di chi è la colpa se non si è morto? Un meccanismo anche oggi estremamente attivo. Vediamo che il popolo indica il capo delle gabelle, il capo delle gabelle è il ministro delle finanze, no? Di allora, era troppo esoso, Dio manda questo segnale terribile. Il religioso indica i peccati di moralità, non fare il proprio quadro cognitivo e ideologico. Poi si passa dal peccato al peccatore, questo passaggio è interessante. E Pio V, il Papa, dice no, il terremoto è venuto perché il principe Alfonso II è colpevole perché protegge gli ebrei. Erano gli anni in cui cominciavano a prendere fortissime restrizioni. Il Papa Pio V è famoso perché è un papa intransigente, da tanti punti di vista, è quello che rappresentava spesso con i Santini, con la strada fiammeggiante. E il duca, che era un giovanotto, quasi aveva 37 anni, risponde: no, il terremoto è cosa naturale. Ecco, cominciano a contrapporsi delle idee. Intanto vediamo questa città.
Ferrara, città magnifica anche oggi, vediamo che tutti i danni stanno nella parte medievale della città, questo è uno scenario che abbiamo anche scritto noi, la parte nuova della lezione ha pochissimi danni, tutto bene, ma perché racconto questo? Perché a Ferrara stava lì in quegli anni ospite di Conte questo signore che è Piero Ligorio. Piero Ligorio, lo ricordo, il grande architetto costruttore, quello che ha sostituito Michelangelo, la fabbrica di San Pietro, no? Che era un architetto pontificio, ha lavorato tanto per gli stessi, a Villa d'Este, e ieri aveva avuto dei problemi perché voleva cambiare il progetto di Michelangelo, il Papa cerca di allontanarlo e viene ospitato alla corte degli stessi come antiquario di corte. Quindi si trovava a Ferrara, gira per questa città distrutta, questa città, la parte medievale, e comincia a chiedersi, ma perché sono perdute le case? E scrive tutto questo in un trattato, tante cose, e anche lì i ferraresi dicevano, qua mai terremoti non abbiamo mai avuto, quello che era storico, dice, no, no, sono venuti, no? E fa una specie di dibattito, ma soprattutto analizza i crolli, capisce perché le case crollano. E scrive in questo trattato una frase che è una svolta culturale: difendersi dai terremoti è un dovere dell'intelletto umano. E che cosa fa? In modo conseguente, essendo un grande costruttore e architetto, disegna la prima casa antisismica, che sia norma non solo per l'Italia, ma per l'Italia. Il primo progetto era la Pianura Padana, dove i terremoti ci sono e vengono, ed è una casa straordinaria. Qui lo vediamo all'interno del trattato, che ho avuto un'edizione da poco, comprato personalmente, all'interno, viene descritta come una casa coesa in modo scattolare, cioè c'è tutta un'osservazione complessissima che fa sul fatto che le case deve funzionare in modo quello. Le case sono rodate perché sono costruite male, perché i proprietari non vogliono spendere, chi fa le case non ne sa abbastanza, magari si fa anche la cresta, dice proprio che sono modi disonesti. Quindi c'è un dibattito molto forte sulla qualità dell'edilizia. E vediamo una cosa interessante, che lui stesso va avanti e procede per individuare dei sistemi che possano connettere sempre di più, incapriamo e tenere le case delle case. Ecco, io chiudo questa parte, riallacciandomi, siccome noi andiamo sempre indietro, quest'ora ci abbiamo la capacità di divertirci molto, no? Andando all'indietro, vediamo che questa idea della casa povera rinforzata, ma non in anno, porta di Goria, sbuca da degli appunti di Leonardo da Vinci, che potrebbe essere il nostro Leonardo di Saggi, ed è il primo testo scritto, ma io sono sicura, sono certa, che sono i saperi della cultura materiale che avevano individuato il modo di difesa dei terremoti, perché noi studiamo abbastanza, gli uffici scientifici non li conosciamo bene. E vediamo, ecco che Leonardo indica questi archetti rovesciati, un sistema per dissipare diciamo, dei movimenti differenziali dei suoli anche per i terremoti. Ed ecco le travi che abbiamo visto prima, le pedate di Piero Ligorio, che già anche Leonardo aveva individuato per congiungere bene le parti di edificio. Beh, chiudo con questa immagine, che può essere importante, però poi questa domanda, quanto siamo consapevoli di tutto questo grande sapere anche che ci precede, che la storia dei terremoti non è una storia solo di drammi, di disgrazie, come anche lo è per le persone, ma anche una storia di grande cultura che abbiamo dimenticato, perché noi siamo un paese di grande civiltà innovativa, quindi ci sono state grandi riflessioni, abbiamo grandi possibilità di ricongiungere qualche filo che si è interrotto, e devo dire che è vero, la memoria a volte io la definisco un animale intellettuale,
che si vede come sono state scoperte le cose, poi si sono intervistate, no? In modo un po' carsico, poi riemergono qualche secolo dopo, trasformate, e addirittura si perdono i segni della memoria. Ecco, chiudo queste immagini, spero che noi possiamo così parlare, che possiamo invece guardare con più sicurezza anche il nostro passato. Grazie. Bene, quindi magari le domande le rimandiamo a domani. Allora, appuntamento alle 9, mi raccomando, è puntuale, se riusciamo a fare la pagina, pensavo, è importante. Naturalmente, visto che c'è la registrazione, prima si vede meglio.